ciclo di incontri dedicato al tema dei diritti che si svolge come tutti gli anni dalla fine di novembre e l'inizio di dicembre. Questo è il decimo anno e in questo lungo periodo di tempo questa prospettiva, come diciamo, dei diritti è sempre stata il modo di concepire, il modo di guardare una realtà e aspetti della contemporaneità. Quest'anno il tema, come avete visto dal titolo, è l'Europa, sovranismi e populismi, le sfide dell'Unione e quali siano gli scenari futuri. Quindi è un tema che ha al centro l'Europa. Oggi affronteremo un problema che riguarda il rapporto tra le disuguaglianze economiche e sociali e l'insorgenza di nuovi movimenti. Il secondo incontro invece analizzerà la politica estera dell'Unione, in modo particolare le politiche di cooperazione nell'area mediterranea e rispetto al continente africano. E il terzo invece riguarderà i controversi rapporti tra l'Italia e l'Unione Europea. Alcune parole proprio introduttive, prima di dare la parola ai nostri relatori, sul tema di oggi, sovranismi e populismi. Il concetto di sovranismi non appartiene alla storia del pensiero politico, non la trovate. Nella storia delle dottrine politiche compare il concetto di sovranità, di teoria della sovranità, a partire dall'opera di Jean Modin nella seconda metà del Cinquecento. Ma certamente questo concetto di sovranismi entrerà nella storia del pensiero politico e sta ad indicare sostanzialmente la rivendicazione di uno spazio di autonomia da parte di uno Stato nazionale nei confronti dell'Unione Europea, alla quale ha aderito sulla base di trattati e che ne vincolano quindi la sua azione. Vorrei sottolineare però un aspetto: Stato nazionale, quindi c'è al fondo questa idea di nazione che esprime un concetto naturalistico di nazione, cioè l'idea di una nazione che insiste su un territorio e si è strutturata secondo una linea di ascendenti e discendenti nazionali, quindi un concetto di nazione fortemente connotato in senso etnico che respinge il concetto di nazione polietnica e multiculturale, come appunto avviene attualmente in Polonia, ad esempio, e soprattutto in Ungheria. Il concetto invece di populismi è un concetto su cui si è discusso, si discute e si discuterà molto. Ogni volta che una realtà, un gruppo, un insieme, non si sente rappresentato politicamente, insorgono questi movimenti cosiddetti populisti che rinviano ad un concetto di popolo come una comunità in qualche modo originaria, l'idea di un popolo inteso in senso prepolitico e pregiudizio, che si rivolta contro una classe politica diventata autoreferenziale e per nulla rappresentativa. Ma su questo vorrei dire alcune cose che ci illustrano più adeguatamente questo problema. Pensiamo alla realtà della Germania, questa cosiddetta alternativa für Deutschland, questa alternativa alla politica dei partiti tradizionali per la Germania. Un raggruppamento che ha avuto la sua massima affermazione a partire dal 2016 in un land della Germania, Mecklenburg-Pomerania, dove ha avuto un notevole consenso, superando addirittura la CDU della cancelliera Angela Merkel e ponendosi come secondo partito dopo la SPD. Se si va a vedere la composizione di questo movimento, si vede che ha preso voti da tutti i partiti: alla SPD, dalla CDU, dalla Linke, dai Verdi, dai liberali e naturalmente dal nucleo duro che era rappresentato dai neonazisti. Poi si va a vedere la composizione sociale e si vede che è costituito essenzialmente da lavoratori, da operai, poi naturalmente lavoratori autonomi, poi appunto impiegati privati e privati pubblici, cioè praticamente una composizione trasversale. Se si leggono le interviste dei membri aderenti a questa AfD, le risposte sono soprattutto che sono persone deluse dagli altri partiti, cioè come dire, al fondo c'è questa crisi dei grandi partiti popolari del Novecento.
portano avanti delle politiche demografiche fortemente espansive, sostengono una retorica dei confini sicuri, sorvegliati, chiusi e naturalmente esprimono questo rifiuto dei rifugiati e anzi questa è certamente una delle ragioni del loro successo. Dopo appunto l'apertura e l'accoglienza di più di 1 milione di persone da parte della cancelliera Angela Merkel nel 2015, quando c'è stato il picco più alto dell'arrivo di migranti in Europa, sulla politica delle cosiddette porte aperte. Chi sono queste persone? Beh, in sostanza guardiamo che la loro composizione è prevalentemente legata a persone che appartengono ai 5 nuovi Länder che sono stati acquisiti dalla Repubblica Federale Tedesca dopo la riunificazione nel 1989-90, dove ci sono delle forti disuguaglianze sociali, forti disuguaglianze economiche. La Germania, che pure è la quarta potenza mondiale, il prodotto interno lordo della Germania è il quarto dopo Stati Uniti, dopo Cina e dopo Giappone, quindi una potenza mondiale, però ha dei forti squilibri interni, nel senso che appunto è cresciuta la disoccupazione. Ci sono questi cosiddetti lavori precari introdotti dalla riforma del cancelliere Schröder nel 2003 e quindi certamente ci sono queste condizioni di grave disagio sociale, di differenze economiche che facilmente si possono legare a questa insorgenza di movimenti cosiddetti populisti. Quest'anno è anche il centenario della Costituzione di Weimar, che infatti fu promulgata nell'agosto del 2000, del 1919. Era una Costituzione avanzatissima, la prima Costituzione democratica dell'Europa dopo la Prima Guerra Mondiale. Avanzatissima perché aveva costituzionalizzato i diritti sociali, perché aveva introdotto principi di democrazia economica, perché aveva creato le strutture istituzionali della democrazia economica, cioè un sistema consiliare, e quindi certamente una democrazia che era all'avanguardia per quei tempi, ma che fu travolta dalla crisi economica, la grande inflazione del 1923, la diffusa disoccupazione del 1926, che produsse una pauperizzazione del ceto medio, che si spostò gradualmente verso destra alla ricerca di una rinascita nazionale. E infatti molte sono state le riflessioni che hanno sottolineato l'analogia tra questa vicenda di Weimar, anche se certamente la storia non si ripete in nessun modo, ma indubbiamente qui in quella vicenda ci sono dei nodi teorici di straordinario rilievo, e cioè la domanda diventa: fino a che punto una democrazia può reggere questa situazione di disuguaglianze economiche e sociali? D'altra parte, già Aristotele nel IV secolo avanti Cristo, nella sua Politica, scriveva: dove c'è chi possiede troppo e chi niente, si crea una democrazia sfrenata o un'oligarchia autentica, o come risultato di entrambi gli eccessi una tirannide. Come dire, la democrazia non regge le disuguaglianze economiche e sociali. Tant'è vero che i teorici di Weimar infatti hanno stabilito un nesso preciso: la democrazia politica può reggersi solo su una condizione di omogeneità sociale, e quindi questo è il tema che oggi affronteremo, tema che verrà affrontato dai nostri due ottimi relatori, che con prospettive diverse della filosofia del diritto e del pensiero politico e dell'economia politica discuteranno questi temi. Il professor Geminello Preterossi, professore ordinario di filosofia del diritto e di storia delle dottrine politiche nell'Università di Salerno, autore di saggi e volumi, il suo ultimo saggio Perché non possiamo non dirci populisti, autore di volumi come Ciò che resta della democrazia e La politica negata, e la professoressa Anna Soci, professoressa ordinaria di economia politica, ora professoressa alma mater dell'Università di Bologna, autrice di un volume importante, Short History of Inequality, tradotto dalla terza con Breve storia della disuguaglianza, quindi due relatori competenti che ci possono consentire di andare a fondo su questi temi.
Per prima parlerà la professoressa Anna Soci, poi segretaria di Libano. Prego, Anna. Certamente. Grazie Gustavo, grazie a Gramsci naturalmente per questo invito e sono molto lieta di lavorare in questo ciclo di alta di alti tempi. L'introduzione del professor Gozzi è stata al passo, diciamo, con questa altezza dei temi che verranno trattati nel ciclo. E mi allaccio subito a quello che dice lui, deviando un attimo da ciò che dimostrerò, perché questo nesso tra disuguaglianza, disagio sociale e cambiamento della democrazia, diciamo tenuta democratica, è esattamente quello su cui io sto lavorando adesso, invadendo altri campi, perché mi sto spostando un po' verso appunto il loro campo, il campo degli scienziati della politica, perché trovo questo tema assolutamente cogente e affascinante. In ogni caso, oggi invece, proprio per lasciare spazio al professor Poderosi, che più di me ha, diciamo, frecce la sua allarme di questi temi, io farò un compito, diciamo, introduttivo, farò la brava economista e vi mostrerò, andrò un po' indietro, preparerò il terreno per appunto dirvi come si è formata questa disuguaglianza recente e accennerò soltanto a due argomenti, diciamo, secondo me cruciali, a due effetti assolutamente dirompenti che la disuguaglianza ha sul sociale, lasciando completamente poi aperto il campo dal sociale al politico. E quindi per inquadrare la disuguaglianza recente, su cui poi vi tratterò ampiamente, mi dispiace, io ho molti grafici, ma spero che questo non sia un problema per voi, li vedremo insieme in un modo così, come si può vedere una galleria d'arte, no? Guarderemo dei quadri, diciamo. Per parlare della crisi economica, che è il tema appunto che diciamo, mi è stato assegnato, io ho bisogno di fare un passo indietro, ho bisogno di portarvi, diciamo, all'evoluzione del capitalismo, senza peraltro andare nel profondo ovviamente, di questo ultimo nostro secolo. Seguendo Hoff, che scrive esattamente quello che io potrei scrivere, quindi mi sento di citarlo, Hoff dice che c'è stata una cesura molto forte tra il socialismo, il capitalismo, scusate, socialdemocratico, che è andato dalla fine dell'Ottocento agli anni 70, e il seguente capitalismo neoliberista, diciamo così, che ha seguito dagli anni 70. E Hoff dice molto giustamente che queste fasi sono connotate, la prima da una asimmetria, la seconda da una simmetria e la terza, che non ho ancora citato ma che è l'attuale fase del capitalismo, nuovamente da una asimmetria. Vediamo cosa sono queste, simmetria. La prima asimmetria è il fatto, e quella del capitalismo socialdemocratico consiste nel fatto che le forze private, diciamo così, il settore privato non interferisce nel settore pubblico, ma il settore pubblico interferisce nel settore privato. Abbiamo il welfare state, abbiamo lo Stato regolatore. La seconda fase, quella di simmetria, diciamo nessuno interferisce nella sfera dell'altro, ed è la fase tipicamente che riprende, diciamo, l'ideologia liberista. Dopodiché succedono delle cose su cui vi porterò, perché secondo me sono cose importanti per capire questa terza fase, e parte una terza fase che ancora non ha un'etichetta definita, si chiama capitalismo patrimoniale, Piketty dice così, si chiama capitalismo oligopolistico, in ogni caso è un qualcosa che è caratterizzato da una simmetria opposta a quella che caratterizzava il capitalismo socialdemocratico, ovvero qui è il settore privato che detta l'agenda e in qualche modo conduce il potere politico, il quale, come diciamo, inerme rispetto a queste azioni, ma la cosa che più, diciamo, non preoccupa ma incuriosisce forse o meraviglia è che il settore privato non ha nessuna legittimità per fare quello che sta facendo, cioè per intervenire così pesantemente appunto da dettare l'agenda al settore pubblico. Allora, che cosa succede? Questo è lo schema del mio intervento che già vi ho detto, quindi. Questo, vediamo un secondo, schematizzando le caratteristiche di questo cosiddetto nuovo capitalismo, ancora senza alcuna precisa definizione. Allora, c'è un cambiamento non transitorio nella struttura dell'offerta, permettetemi di leggerlo. C'è un progresso tecnico, labor saving, quindi che spiazza il lavoro,
e c'è un conseguente cambiamento nella quantità e qualità richiesta dei fattori produttivi classici. Qui mi fermo un attimo perché abbiamo toccato il settore dell'offerta, al quale cambia la composizione capitale-lavoro che usualmente ci si porta dietro, non è più quella che adesso, diciamo, viene richiamata. E questo potrebbe anche essere un discorso tecnico, no? In un qualche modo esogeno, nel senso che il progresso tecnico va proprio conto suo, quando c'è, va per scatti, eccetera, e non è colpa poi di nessuno se spiazza il lavoro, nel senso che se produciamo macchine intelligenti ha anche un senso che queste possano economizzare sull'uso del lavoro. Mentre le altre tre caratteristiche, la supremazia del capitale finanziario sul capitale reale, la mobilità estrema di entrambe le forme di capitale, finanziario e reale, e le grandi migrazioni internazionali, l'ultima sicuramente è nuovamente un fatto, diciamo, permettetemi questo, l'uso di nuovo di questo aggettivo esogeno rispetto al nostro discorso, cioè non è determinato da questa nuova fase di cui io sto parlando, ma sicuramente la quarta e la quinta, diciamo, il quarto e il quinto elemento di quello che leggete è invece un indotto, cioè è una conseguenza di circostanze che sono cambiate. Allora, che cosa è successo? Eccola qua, un iniziale grafico molto, molto chiaro per quello che stiamo dicendo. Se nel 70 il settore dei servizi raggiungeva il 52%, nel 2007 raggiunge il 71%, e le percentuali ancora crescono, questo è l'ultimo dato, siamo verso l'80%. Quindi l'industria, il capitalismo tradizionale, non è più, diciamo, in gioco. Questo lo vedremo dopo. Allora, che cosa è successo a partire dalla fine degli anni, seconda metà degli anni 70? Sono successe delle cose, diciamo, appunto tecniche, come dicevo prima, cioè un cambiamento nella struttura produttiva. Ricordo che mentre all'inizio degli anni 70 il rapporto tra intangibles e capitale fisico, cioè tra il capitale che non si tocca, no? E il capitale fisico, cioè le macchine, era 32-68% nella struttura produttiva, diventa nel 2015 l'84-16, a conferma di quello che vi ho appena fatto vedere prima con la struttura dell'offerta. Nel 71 crolla il sistema monetario internazionale, questo ci porta verso la finanziarizzazione, quindi inietta nel sistema una forte scossa speculativa. E il capitale si smaterializza sempre di più anche su questa base di finanziarizzazione, e quindi si fa a meno, sempre più a meno, anche del lavoro. Però succede una cosa che viene ricordata, ma le cui conseguenze secondo me non hanno mai avuto il rilievo che invece, cui invece io penso si può dare. Nel 70, diciamo tra il 70 e l'80, ci sono le due guerre, il cartello dell'OPEC e la guerra Iraq-Iran. E questo fa sì che succeda qualcosa che non era contemplata, qui mi dispiace, devo entrare un attimo nel tecnico, ma non era contemplata in nessun manuale di economia. Ovvero la offerta entra a gamba tesa nel gioco, diciamo, produttivo. I modelli, qui dovete soltanto fare un bagno di fiducia, ma tutti i modelli che hanno accompagnato il dopoguerra, i modelli economici keynesiani ovviamente, che hanno accompagnato l'economia politica del dopoguerra, sono modelli in cui l'offerta non esiste nemmeno, non c'è, punto, non c'è, è solo domanda. Questo ha delle conseguenze a cui vi porterò tra un attimo. Negli anni 70 appare dunque, proprio come così il convitato di pietra si materializza, appare la stagflazione, cioè la contemporanea presenza di stagnazione e di inflazione, un qualcosa che non era previsto né prevedibile né contemplato, non c'è nessuna traccia di questo nei manuali di Marco, diciamo, del secolo scorso, prima meno che mai, cioè della Marco. Allora, cosa succede? Succede che si rompe un paradigma teorico, e fin qui niente di preoccupante, come dicevo, sostituiamo. In realtà dietro al paradigma teorico c'è un paradigma politico, perché il paradigma teorico keynesiano è un paradigma di intervento dello Stato.
l'economia ha fluttuazioni, ma sono fluttuazioni della domanda, non da offerta. Lo Stato ha incisività sulle componenti di domanda, quindi può agire, mentre ne ha poca sulla struttura dell'offerta, perché mentre sulla domanda interviene subito, sull'offerta ha effetti solo di lungo periodo. Quindi cambia proprio, diciamo, la speculazione diventa il grimaldello attraverso il quale il paradigma politico che stava sotto il paradigma teorico, il precedente paradigma teorico, cioè quello neoclassico, ritorna fuori. E qual è questo paradigma? Il paradigma neoliberista o neoliberista, se vogliamo, cioè il mercato e più ancora del mercato, cioè qualcosa di più sottile, cioè l'idea che ci siano meccanismi spontanei, quasi naturali, di aggiustamento a situazioni che noi chiamiamo equilibrio, ma che sono, dette in altre parole, situazioni in cui tutti stiamo meglio. Okay? Quindi è questo fondamentalmente quello che scatena, diciamo, la reazione, perché le imprese, e devo dire giustamente, i margini di profitto in quel periodo sono compressi del 25%, quindi le imprese chiedono deregulation e possibilità di muoversi, e ovviamente il lavoro dipende dalle imprese, e dunque, diciamo, questo, permettetemi la parola forte, ricatto. Io credo che le imprese debbano esistere e debbano funzionare, però tuttavia indubbiamente in quel periodo hanno decisamente giocato un asso, insomma, e gli economisti incominciano a occuparsi del lato dell'offerta. E come se ne occupano? Siamo appunto in stagnazione, fondamentalmente il problema è questo, e quindi si guarda alla crescita, e la crescita diventa il nuovo, diciamo, la nuova parola d'ordine, insomma, non si parla altro che di crescita. Ma se si parla di crescita, però, e la si relativizza al contesto, diciamo, sociale, insomma, c'è un'altra cosa che entra dalla finestra, ovvero questa idea che è inutile preoccuparsi di redistribuire, perché anzi si va a distorcere, no, il mercato, tanto la crescita avrà questo effetto cosiddetto di trickle down, no? Cioè è come appunto l'acqua che scende da lassù e fa di pertugio in pertugio da tutte le parti, e quindi tutti stanno meglio se la torta cresce. Questo è un argomento che poi tornerà anche dopo. Per cui questo viene fatto, viene privilegiata la crescita, e dunque vengono privilegiate le istanze delle imprese. Allora, qui c'è una prima connessione con la disuguaglianza, e dobbiamo innanzitutto fermarci un attimo per dire che quando misuriamo la disuguaglianza, che vorrei sottolineare non coincide, la parola disuguaglianza non coincide con l'andamento delle quote distributive, cioè non è vero che se la quota del lavoro diminuisce e quella dei profitti aumenta c'è disuguaglianza. La disuguaglianza è un altro tipo di discorso, la disuguaglianza di cui, no, sì, il tema grosso di adesso è la disuguaglianza personale dei redditi, cioè la distribuzione diversa all'interno della collettività a cui questi principi si applicano. E pericolosissimo è guardare appunto alla compressione dei redditi da lavoro o alla non compressione dei redditi da lavoro, perché dentro i redditi da lavoro ci sta il povero salariato e il working rich, no, manager di una grandissima multinazionale che guadagna molto di più di tutti noi insieme. Quindi disuguaglianza è distribuzione personale del reddito, non distribuzione funzionale. Allora, non solo, ma devo aggiungere che c'è una cesura nel mezzo molto importante. Voi potete guardare alla disuguaglianza nei redditi e nella ricchezza, che adesso è molto maggiore di quella dei redditi, ma non ci interessa ai nostri fini in questo momento. Possiamo guardare alla disuguaglianza dei redditi di mercato, cosiddetti, e di nuovo siamo nel tema capitalismo, oppure possiamo guardare il capitalismo nel senso più, diciamo, semplice del termine, cioè metodi di produzione, quanto è il salario, quanto è il profitto, eccetera, eccetera, oppure possiamo, e anzi dobbiamo, guardare la disuguaglianza dopo che abbiamo effettivamente esaurito tutte le transazioni tra noi e lo Stato, cioè in mezzo c'è la redistribuzione, e può benissimo accadere che la disuguaglianza nei redditi di mercato venga mitigata, e quindi la disuguaglianza nel reddito disponibile, che è il reddito che
che ci mettiamo in tasca tutti noi sia diversa, proprio perché in mezzo c'è la redistribuzione. Quindi è fondamentale in un discorso di questo tipo anche andare a vedere, al di là dell'evoluzione del mercato, il mercato è stato molto cattivo, brutale, bene, ma io ho redistribuito, effettivamente se io non redistribuisco, allora la conclusione di redditi di mercato può applicarsi anche alle nostre tasche, banalmente detto. E di fatto lo Stato non distribuisce, ma qui un attimo vedremo. Allora, cosa succede nei grandi fattori produttivi, lavoro e imprese in questo periodo? Dunque, sempre alla ricerca di una redditività maggiore e alla concessione che questo è giusto che venga fatto, perché comunque la ripresa dell'offerta permetterà a tutti di stare meglio per via del meccanismo trickle down a cui mi riferivo precedentemente, il mercato del lavoro incomincia a essere smantellato nei suoi diritti, qui non c'entro minimamente, ma insomma i salari minimi, la sindacalizzazione e un sacco della precarizzazione sempre maggiore, un sacco di altre cose che indebolisce il lavoro in quanto tale. Naturalmente sto parlando per un grande affresco generale e quindi tutto questo poi richiederebbe una circostanzione, insomma delle visioni più circostanziate, ma comunque questo è il tema generale. D'altra parte noi macroeconomisti, io specialmente, questa è una cosa che io rivendico come, diciamo, da un punto di vista metodologico, bisogna stare su, come su un aereo, molto in alto, guardare giù e vedere il territorio, allora hai l'idea di che cosa sta succedendo. Poi se ti interessa qualcosa, ti butti col paracadute, vai a vedere, diventi da un jet da solo in un'aquila e vai a vedere il micro, la cosa, il settore, il pezzettino. E quindi il lavoro viene, diciamo, subordinato all'interesse del capitale, capitale peraltro che si è smaterializzato, ma dopo ci torno, quindi non è più la macchina, ma un capitale diverso, e comunque la quota di suo cala per via del progresso tecnico. Questa è una cosa che non possiamo imputare, diciamo, né alla politica né alle imprese. Quindi il lavoro soffre fortemente e qui ci sono un paio di slides, poi possiamo tornare quando volete, sul rischio di perdita del lavoro in generale nei paesi a seconda del PIL, diciamo, quindi dello stadio di produzione e a seconda dei settori. Solo per darvi l'idea del fatto che ad esempio il rischio comportato dall'automazione in percentuale del settore del food preparation del cibo è del 60%. Tanto per... Poi cosa succede? Succede però che, e questo invece è malandrino come circostanza, succede che, qui manca un pezzo della slide, non so, veramente io la slide ce l'ho, però è scomparsa. Comunque, salario e produttività, questo è un grafico preso dalla Mazzucato, la quale dimostrava che in quel periodo, mi faceva vedere che in quel periodo la produttività del lavoro, tra la produttività del lavoro e il salario reale, c'è una forbice enorme. E non so perché sia diventato invisibile, ma comunque. In ogni caso, per fortuna, questo è un altro studio, Tabla Norris, uno studio del Fondo Monetario Internazionale del 2015, che disaggrega i dati della Mazzucato e quindi ci fa vedere la stessa cosa, cioè in tutti i grafici c'è una forbice tra la produttività del lavoro e il salario reale, quindi quello è veramente il profitto, no? Ma è proprio un'appropriazione di labor productivity, diciamo così, che è assolutamente agghiacciante. Non solo, ma anche questo è interessante. Questo è la presenza, è un tuttavia, no? Cioè, tuttavia, ci sono anche dei settori in cui la crescita, cioè la produttività complessiva del settore, è molto alta, per esempio sia nel settore manifatturiero sia nel settore dei servizi c'è una forbice tra imprese, cioè ci sono imprese che sono sulla frontiera, quindi guadagnano spropositatamente e il lavoro quelle imprese guadagna moltissimo, e imprese invece che sono ritardate, no? La cosa bassa. E lì i lavoratori, ecco qua, questi sono i lag behind e questi qui sono le imprese che stanno guadagnando. I lavoratori quindi qui guadagnano, qui non guadagnano. Perché sottolineo questo? Perché il problema nuovamente della disuguaglianza è un problema di polarizzazione. Quindi nuovamente non guardiamo le quote del lavoro in quanto tale, questo è un discorso molto superficiale, molto proprio banale, ma andiamo dentro a vedere invece se c'è o non c'è polarizzazione. E c'è polarizzazione.
prestazioni. Quindi ci sono lavoratori che guadagnano molto, lavoratori che hanno salari di fame e, ahimè, su questo torno un po' più tardi, molti di quelli che hanno salari di fame sono anche molto qualificati, semplicemente hanno beccato il settore sbagliato. E quindi questo inizia a darci un'idea, uno squarcio sul disagio sociale che può provenire da questo tipo di cose. E in questo contesto qui c'è un interessante grafico sulla globalizzazione finanziaria. Se noi leggessimo, diciamo, dove si vede che la massa di billions, di miliardi spostati sui mercati finanziari in percentuale del PIL, cioè del prodotto, è molto maggiore dell'apertura delle economie, che già di per sé è un dato eclatante. La leggenda di questa diapositiva, possiamo tornare su ciascuna di queste diapositive quando volete, ci fa vedere come di fatto questa finanziarizzazione ha esacerbato la domanda di lavoro estremamente qualificato e comportando, implicando nuovamente una maggiore polarizzazione nel mercato del lavoro, nuovamente. E questo è il risultato, il cosiddetto middle class squeeze, lo schiacciamento della classe media, che è uno dei fattori, secondo me, più rischiosi che noi possiamo immaginare, perché la classe media, su questo poi i politologi ovviamente meglio di me parlano, la classe media è un po' il pilastro di una certa struttura, di un certo, diciamo, una certa forza delle istituzioni democratiche, di molte istituzioni democratiche. E questa diapositiva può vedere come appunto come le aree blu sono il 20% della distribuzione mediana, cioè nel mezzo della distribuzione, mentre le aree verdi sono il 20% più alte della distribuzione, una da giù, l'altra da su, quindi squeeze della middle class. Su questo la letteratura sociologica americana è ricchissima, proprio su indagini anche sul campo, microeconomiche, sul disagio della classe media, che è, secondo me, importantissimo e esplosivo, però non è quello che io sto studiando e che mi interessa molto. Ma non basta, quindi le imprese che delocalizzano, che sostituiscono capitale al lavoro, che mettono capitale finanziario, capitale intangibile, quindi non macchine sempre, perché se fossero macchine non ci dimentichiamo che le macchine sono una domanda dal punto di vista di beni capitali, dal punto di vista dell'economia, quindi più macchine mettiamo in circuito produttivo, no, più stiamo domandando, fatto, quindi è un elemento che fa crescere la domanda e il prodotto, quindi ci disturba meno, no? Mentre gli intangibili sono qualcosa che sta dentro le imprese, sono le spese di ricerca e sviluppo, sono i brevetti, i brand, sono cose appunto che non si vedono, non si toccano, ma che sono importantissime, tanto importanti che adesso si sta pensando di metterle dentro al calcolo effettivo del PIL, negli Stati Uniti l'hanno già fatto, noi come ancora. Queste imprese, come se non bastasse quello che abbiamo detto finora, c'è un alleggerimento fiscale per le imprese di dimensioni quasi incredibili. Vi do tre grafici: tasso di tassazione, declino nel tasso di tassazione dei ricchi individui e delle imprese, delle ricche corporation, incidenza della tassazione, variazione del gettito fiscale in percentuale del PIL. Questi sono tutti i grandi campioni, quindi 34-25 paesi ricchi, adesso non entro nel dettaglio, sono proprio tendenze di largo raggio. E l'unica cosa, vedete qui, che declina è la corporate income tax, cioè la tassa per le imprese, diciamo, la tassa sulle attività produttive, mentre aumentano pochissimo la tassa sulla ricchezza, come sappiamo, ma aumentano le tasse sul reddito, aumenta i contributi sociali, però le tasse sono i contributi sociali, aumentano l'IVA, le indirette, le tasse sui beni e servizi, eccetera, eccetera. Quindi l'unica tassazione che diminuisce in media nei paesi ricchi in questo periodo, quindi nel medio-lungo periodo, è corporate income tax. Questo è un altro modo per vedere la scomposizione del gettito, dove nuovamente viene fuori che le imposte sul reddito di impresa sono l'11%, mentre ad esempio i contributi previdenziali sono il 22%, sempre in media, eccetera, eccetera, come dicevamo prima. Questo è impressionante, quindi torniamo al tema della finanziarizzazione un attimo, poi possiamo andare per altri lidi.
Qui c'è una serie di conti, dati che vengono forniti da questo studio Vitali e altri, studio del 2015, in cui se voi incrociate i dati della prima, nella parte della alta della slide, come ho fatto io in rosso, il risultato è che 120 imprese finanziarie, detengono un terzo circa dell'intero mondo delle multinazionali. Più capitale finanziario di questo veramente non si può. E questo è un altro interessante grafico che mette insieme la financial deregulation, queste cose che abbiamo visto adesso, no? Quindi vai dove vuoi, fai quello che vuoi, ti tasso anche di meno, e la disuguaglianza negli Stati Uniti. Come voi vedete c'è un andamento praticamente coincidente. Questo è uno di quei bei grafici di Olson che è molto immaginifico, no? Perché oltre a essere molto, molto ricche, queste imprese finanziarie occultano anche la ricchezza in paradisi fiscali, e Zucman, che è uno dei, diciamo, degli studiosi che lavora con Piketty, stima che perlomeno ci siano 7,6 miliardi di dollari nascosti in questi offshore. Ecco, e questo è praticamente, chiedo scusa, non c'è la fonte in questa diapositiva, veramente perdonate, questa è una cosa che io non sopporto, ma non sono riuscita a trovare la fonte. Avevo questa bellissima diapositiva nel mio archivio ed è proprio, diciamo, causa a proposito per questa nostra chiacchierata, perché in questa diapositiva ci sono esattamente tutti i pezzetti che noi abbiamo toccato precedentemente, con le frecce, no, indicative della eventuale relazione causalità, o se vogliamo di correlazione, che porta alla crescita della disuguaglianza, l'ultimo rettangolo là in fondo. Quindi siamo arrivati a dire, e permettetemi l'uso di questo verbo, ma a me piace usarlo perché ho molta paura delle parole, siamo arrivati a dimostrare, a vedere sempre compiutamente, che tutto va in quella direzione, dal punto di vista di quello che riguarda, diciamo, le forze di mercato. Come dicevo prima, c'è però il discorso del reddito disponibile, cioè se rispetto a questa evoluzione ci fosse uno Stato forte che redistribuisce, nuovamente potremmo dire che alla fine, perché no, insomma, se il nostro benessere rimane intaccato e se nulla succede alla nostra distribuzione personale, cioè se non siamo penalizzati per la disuguaglianza economica nei nostri diritti e nella nostra sfera sociale, beh, si potrebbe anche dire lasciamo che questo succeda. In realtà lo Stato ha smesso di fare lo Stato, come appunto ci ricordava Hoffe prima, per molti motivi, un po' per il paradigma, diciamo, politico che abbiamo visto prima, che riemerge e naturalmente attraverso mille rivoli diventa potere, diciamo, costituito. E un po' perché la finanziarizzazione fa sì che il sistema bancario diventi praticamente una specie, permettetemi questo uso un po' forte delle parole, quasi un elemento ricattatorio nei confronti dello Stato, insomma, no, too big to fail è diventato un po' un mantra. E non parliamo dei debiti sovrani, non parliamo delle restrizioni, insomma lo Stato diventa sempre più prigioniero. Faccio una semplice descrizione, che naturalmente uno potrebbe su questo andare a cercare, no, le motivazioni, ma ecco, lo Stato diventa sempre più prigioniero in qualche modo, e si crea quella che Crouch stupendamente, secondo me, definisce come insano intreccio di potere politico ed economico, ma che definisce come un patto sociale faustiano, il prezzo del quale è l'anima del welfare state. Non ho mai trovato niente di più bello di questa definizione di Colin Crouch. E quindi la parola uguaglianza sparisce dal piatto, diciamo, e così come c'era disuguaglianza nei redditi di mercato nella prima parte della storia, questo è uno schema molto interessante preso da Franzini, molto chiaro, ho cercato delle cose che potessero veicolare il concetto che ci stiamo riferendo, questo è l'altro pezzo dello schema sempre di Franzini e Pianta, che va a dire che anche nei redditi disponibili la disuguaglianza c'è. Ancora 10 minuti forse ce la faccio. A questo punto la disuguaglianza ce la siamo spiegata,
in qualche modo, no? Abbiamo visto pezzetto per pezzetto che sia nei redditi da lavoro sia nei redditi da capitale c'è polarizzazione e c'è distacco e c'è uno svuotamento. Io uso sempre questa immagine perché la curva che denota la distribuzione del reddito è un ramo di iperbole messa così, cioè immaginatevi, no, una curva ascendente con un po' di pancia più o meno, poi dipende, se mai una ve la faccio vedere, qui ci stanno i redditi bassi, ci stanno i redditi alti, anzi forse ve la faccio vedere subito se riesco a trovarla. Ah, ma qui c'è qualcosa però che non funziona, eccola qua, questa è la classica curva di Lorenz, quella, diciamo, questa arancione, no? Con pancia che gli dà la distribuzione del reddito. Allora, quello che è successo rispetto a questa linea, non entro nel tecnico, rispetto a questa che è la linea di perfetta uguaglianza, quello che è successo è che si è abbassata questa parte qua, quindi si è impoverita la parte bassa, si è svuotata la parte mediana e si è alzata la parte alta, quindi top incomes, salari, eccetera, quello che dicevamo prima. Ora, la disuguaglianza, allora, la disuguaglianza c'è, non c'è dubbio, e questa è un'altra. Mi piace richiamare delle cose di cui il dibattito è pieno, si parla tanto di curva di Kuznets, non ci raccontiamo che cos'è la curva di Kuznets, ma in ogni caso, mentre questa è una curva di Kuznets, questa è la sua evoluzione adesso, cioè ha completamente cambiato faccia. Qui si diceva non è un problema la disuguaglianza perché tanto poi cadrà il benessere e il welfare state, la realtà ci dice non è vero niente, è caduta, ma poi è tornata su esattamente per tutto quello che siamo in questa lezione. Ora, che la disuguaglianza sia sempre esistita è una cosa che ci è stata ripetuta, dimostrata in questa splendida lecture che c'è stata sabato scorso in Aula Magna da Walter Scheibel, storico economico, che ci ha detto, sentite, non c'è niente da fare, la disuguaglianza c'è sempre, non si sradica se non con violenza. Non entro in questo tema, un libro bellissimo che vi consiglio di leggere. Però è vero che la disuguaglianza si è attenuata e non è stata sempre così alta ed è proprio che si è attenuata. Infatti Scheibel stesso dice nel periodo della cosiddetta grande compressione, cioè dall'inizio, poco prima della prima guerra mondiale alla fine della dopoguerra, della seconda guerra mondiale, la grande compressione, quindi la disuguaglianza veramente si è abbattuta. Ma lì torna la sua tesi, cioè questi grandi episodi guerrieri, diciamo così, hanno distrutto fisicamente la ricchezza e hanno livellato, infatti il libro si chiama la grande livellatrice, la violenza. Ma dopo, e qui c'è l'inizio, la partenza, io l'ho messa in questo grafico agli anni Ottanta, dopo riparte. E questo vi fa vedere quale è comunque sempre in media e sempre scontando il fatto che lo Stato ha redistribuito poco, sempre in generale nei paesi OECD 25, 28, 35 eccetera, di fatto però guardate l'andamento della riga rossa che è il coefficiente di Gini, cioè che è la disuguaglianza nei redditi di mercato, è molto più alta della riga verde che è lo stesso coefficiente di Gini però calcolato sui redditi disponibili, come vi dicevo prima, a riprova del fatto che la redistribuzione un po' comunque smussa le cose. Allora, la disuguaglianza è aumentata sì, però questi sono alcuni indici di Gini. Gini è l'indicatore per eccellenza della disuguaglianza, non entro minimamente nella sua definizione. Bisogna però sfatare un mito che è molto interessante secondo me, cioè un mito, una delle tante vulgate che circolano, ovvero la disuguaglianza è alta, altissima, crescente, ovunque, pervasiva, non è vero. Questo è il più grande studioso di disuguaglianza, questi grafici vengono da Bourguignon, che ha scritto un paper proprio sui fatti, no? Della disuguaglianza, empirico, e quindi c'è molta differenza da paese a paese e da gruppi di paesi a gruppi di paesi. E questi sono quattro grafici a cascata che dimostrano questo. Allora, perché è interessante, perché perlomeno io lo richiamo, questi sono i fatti stilizzati, perché se noi vogliamo stabilire, come è nella mia testa e nella testa di tanti, un legame tra disuguaglianze e cambiamento politico, che in effetti no, noi stiamo vedendo in Europa un cambiamento politico simile
tra paese e paese non ci sono moltissime, grandissime differenze, però ci sono e sono anche grandi. Avremmo dei problemi se ovunque la disuguaglianza fosse la stessa, avesse lo stesso andamento. Invece il fatto che sia difforme da paese a paese ci fa proprio pensare, ci fa ritenere, come lui non conclude, che sia non solo country specific, ma che sia anche policy specific, quindi che ci sia tutto un terreno da, diciamo, sondare, no? Tra disuguaglianza e cambiamento del politico, su cui che è molto importante da spiegare, che a mio modo di vedere non è stato assolutamente ancora toccato compiutamente. Quindi questi in ogni caso sono i fatti stilizzati, cioè come la disuguaglianza ora è lì, cioè è maggiormente concentrata nella parte altissima della distribuzione, l'1%, vi ricordo lo slogan di Occupy Wall Street era "We are 99%, you are 1%", quindi il problema sta lì, sta tra il 99 e l'1, e è un fenomeno, diciamo, più americano che inglese. E va bene, qui a cascata ci sono tantissimi grafici su cui sono volo perché voglio arrivare ai 2 minuti finali, che vi danno però l'evoluzione, quindi diciamo per il vostro piacere. L'andamento del top 10, cioè del 10% più alto della distribuzione nei vari paesi, l'andamento in America e in Europa con e senza l'Europa dell'Est, vedete che in Europa è tutto più smussato, stiamo molto meglio che in America. Questo è il 50% sotto invece, la parte, diciamo, mediana verso il basso, la metà al basso della distribuzione che scende, e scende naturalmente più negli Stati Uniti che non in Europa. Questo invece è il top one, cioè l'1% non ha scalfiture da nessuna parte, le barre verdi che sono l'andamento 2008-2012 rispetto al 1980 sono inequivocabilmente anche in Danimarca, per non parlare della Svezia dove sta partendo la disuguaglianza, sono più grandi della parte nera, quindi veramente 1% è il problema. E poi qui ci sono degli interessanti disegni su come comunque questo 1% vada in un certo modo nei paesi anglosassoni, nei paesi europei e nei paesi nord europei. Vedete che ci sono delle similianze a blocchi e questo è il territorio da esplorare, perlomeno che io sto esplorando e continuerò ad esplorare. Questo è eclatante, qui per gli Stati Uniti avete il crollo della quota bassa della distribuzione e la salita della quota alta della distribuzione, le due righe si incrociano. La stessa cosa non avviene negli Stati Uniti, in Europa, nuovamente. Bene, la curva di Lorenz l'abbiamo vista, la ricchezza a volo è ancora più concentrata del reddito. Questi sono sempre i soliti magnifici grafici di Oxfam, che comunque fa un rapporto annuale in cui ci dà questi dati. E qui ci sono le classiche piramidi, sempre di Hoffman, ne leggiamo soltanto una: lo 0,7% della popolazione possiede mondiale, quindi 32 milioni di persone, possiede il 41% della ricchezza globale. Questo è dato al 2014, dopo ce l'abbiamo ancora aumentato, ma è più difficile da leggere, quindi vi ho letto quello del 2014. E comunque questo nuovamente parla per tutti: concentrazione della ricchezza, top 1 and bottom 90, quindi l'1%. Tutti il restante, 90, soltanto il 90, come è andata, come non è andata. Bene, finisco 5 minuti, spero di essere stata abbastanza nel tempo, ricadute della disuguaglianza. Allora, la frase che vedete sotto è quello che io amerei studiare, che sto studiando, sulla quale invece ho detto mi taccio perché abbiamo altri relatori che ben più di me sono in grado di parlare di questo tema, ma è la disuguaglianza economica innocua o dannosa per la tenuta del contesto democratico? Questa è la domanda che io personalmente, come ricercatrice, studiosa, eccetera, mi sto ponendo e su cui sto lavorando. Allora, qui scusatemi nuovamente per queste ultime slides in inglese, ma non avevo il tempo di tradurre, vengono da un mio lavoro, quindi le ho prese, mi sto autocitando, self-plagiarism, no? Che è punito al pari del plagiarism, non capisco perché, ma comunque è così. Allora, c'è, in economia ci sono due posizioni, è bene che lo sappiamo. Da un certo punto di vista, cioè scusate, una posizione è pro inequality, diciamo che è una posizione più datata di altre, ma secondo me c'è anche un discorso un po' di moda nelle altre. Comunque,
Pro inequality, perché argomento macroeconomico la dimensione della torta. Quindi c'è l'idea che dicevo prima, che se la torta aumenta stiamo meglio tutti, quindi non è un problema di fette della torta, o meglio possiamo bypassare il problema delle fette della torta, l'importante è che se la torta è più alta ne abbiamo di più per tutti. Poi c'è un argomento micro che è molto giocato in tutto il secolo scorso nella storia del pensiero, c'è un articolo di Friedman del 1953 che avrebbe veramente scolpito, no? E che ricade sul discorso individualista, no? Cioè tu devi sentirti diverso dagli altri per avere un incentivo a lavorare, a produrre, a diventare ricco, a risparmiare, eccetera. Perché se tu sei uguale agli altri, tutto questo non lo fai. Devo dire che la caduta dell'Unione Sovietica forse un po' in questa direzione gioca, però tuttavia è un argomento tipicamente micro, che è la tensione tra l'incentivo e l'opportunità in sostanza. E poi c'è l'argomento politico, che è il cosiddetto teorema del media vote, del, come si chiama? Voto del nome, voto mediano, come si chiama in italiano? Sì, media vote theorem, cosiddetto, che è attaccatissimo, quindi poi non c'è. Mentre c'è una, io ho chiamato Modern View, che va contro la disuguaglianza, che dice no, la disuguaglianza fa male. E questa si attacca al discorso della crescita endogena, quindi è teoricamente molto fondata, che è una teoria che parte, cui sono stati vinti un paio di Nobel ultimamente, che parte negli anni 90 e che gioca sul capitale umano. Cos'è il capitale umano? Siamo noi siamo importanti, essenziali, imprescindibili per produrre, per la crescita, ma noi ci formiamo dentro un sistema economico, sociale, di relazioni, eccetera, eccetera, attraverso l'istruzione soprattutto, e quindi molto, molto appunto, molto, molto stress sulla education, e questo è il problema su cui poi tornerò immediatamente, e che dice quindi la disuguaglianza fa male perché distrugge il capitale umano, perché tu non puoi andare nelle buone università, non puoi studiare come appunto gli altri che sono ricchi, e quindi noi tutti perdiamo opportunità in questo senso. E poi c'è l'argomento macro, che discende un po' da quello che abbiamo visto prima, cioè questa finanziarizzazione dell'impresa, quindi un lato dell'offerta che non guarda più al lungo periodo, quindi al profitto, alla stabilità di questo, ma guarda al breve periodo, perché chi dirige le imprese sono i manager che guadagnano sul breve, questo short term ottica, fa sì che nuovamente si dica no, la disuguaglianza appunto fa male. In realtà, e qui mi dispiace, ma devo proprio dirlo perché non sarebbe serio, la verifica empirica non è chiara in nessuna delle due direzioni. È molto difficile studiare questa roba, tecnicamente difficile, però noi economisti questo facciamo. Se non c'è una verifica empirica, voglio dire, no, non ci sono opinioni in economia, ci sono dei dati. Allora, qui il problema c'è, e però c'è un'uscita che secondo me porta nella direzione giusta, che è questa della non linearità. Cosa vuol dire non linearità? Vuol dire che è possibile tutto. La disuguaglianza può fare bene o può fare male alla crescita, dipende da qual è l'entità della disuguaglianza. Quindi se è bassa è quasi maggiore l'incentivo rispetto all'opportunità, tornando all'argomento micro. Se è alta è invece viceversa, e questa soglia viene messa attorno a un Gini del 27. Un Gini del 27 è molto sotto tutti i Gini che abbiamo visto prima. Noi siamo a Gini tra il 35 e il 40, quindi in ogni caso saremo nella fase, no, di disuguaglianza negativa per l'economia. E arriviamo alle ultime due slides, cioè quali sono, con tutto ciò che non abbiamo detto, che invece sarebbe importantissimo ricordare, quali sono i due grandi problemi, almeno quelli che io vedo come proprio no forti e che legano anche il pensiero, sono questi. Quello della immobilità intergenerazionale. Questo è un punto terribile, se vogliamo, perché tradotto banalmente vuole dire nasci povero, resti povero. Nasci ricco, resti ricco, però è meglio nascere ricco e stare ricco, nascere povero e stare povero. E questo è tipicamente molto sentito
questa si chiama The Great Gatsby Curve, è una etichetta molto fantasiosa che mise Alan Kruger su questo lavoro di Miles Corak, che aveva fatto prima, ma Kruger l'ha resa celebre perché Kruger era il consulente economico di Obama e anche prima, e quindi l'ha divulgato, diciamo così, no? E questa curva è questa interpolante, questo trend, questa roba dritta che va su, no? È abbastanza non equivoca, e siccome in ascissa abbiamo disuguaglianza di reddito e in ordinata abbiamo, questa è pomposamente chiamata elasticità intergenerazionale, ma insomma abbiamo l'immobilità, all'aumento, il coefficiente che misura l'immobilità, all'aumentare della disuguaglianza aumenta l'immobilità sociale e quindi la trappola della povertà, la trappola della bassa scala sociale, che poi ti impedisce di studiare, sposarti con donne ricche o con uomini ricchi, perché non è uno scherzo questo, cioè il problema dell'elemento del cosiddetto mating è un elemento teorico studiato, cioè nella grande distribuzione della ricchezza ci si trova che questo fatto del matrimonio, come in epoche molto lontane, sta giocando moltissimo. Quindi questo è terribile secondo me, cioè il fatto che la disuguaglianza impedisca diritti sociali, impedisca un libero dispiegamento delle proprie caratteristiche, se vogliamo, e delle proprie degli endowments, delle dotazioni. Ultimissime due cose, questa è nuovamente vista dall'altra parte un grafico sulla immobilità intergenerazionale, tra l'altro di 6 anni precedente, dove si vede benissimo che i coefficienti sono alti nel primo quintile e nel quinto quintile, cioè il discorso che dicevo prima, resti bloccato da molto povero, resti bloccato da molto ricco, nel mezzo ti muovi, però è un grafico del 2006, abbiamo visto che middle class swings interviene e non va più bene neanche questo lavoro io non l'ho visto riaggiornato. E poi c'è questo è assolutamente impressionante, anzi vi confesserò che io ho iniziato a studiare queste cose quando ho letto questo libro, naturalmente il libro mi era stato consigliato, e questo libro è un libro scritto da due epidemiologi che si chiamano Richard Wilson and Kathy Wilkinson, e questi due medici mettono insieme, costruiscono un indice di disagio sociale che tiene dentro un sacco di elementi, nella precisione, comunque il imprisonment rate, eccolo qua, level of trust, cioè quanto noi crediamo nelle istituzioni, malattie mentali, aspettative di vita, mortalità infantile, obesità, riuscita dei bambini diciamo a scuola, teenage birth, cioè quante maternità sotto, diciamo, sotto la maggiore età avvengono, omicidi, tassi di detenzione e mobilità sociale. Tutte queste cose costruite per bene, mediate, eccetera, danno questo indice di disagio sociale che è in ordinata. Qui ci sono due grafici veramente su cui chiudo e secondo me pietra tombale sul discorso. In ascissa in questo grafico c'è il reddito. Allora, e poi ci sono i paesi. Noi guardiamo questo grafico e sfido chiunque a trovare una relazione netta. Certo, con un po' di fantasia un'interpolante negativa si potrebbe trovare, ma troppi sono gli outliers che dovremmo togliere per dare un senso a questa costruzione negativa che va letta all'aumentare del reddito diminuisce il disagio sociale. Quindi è un grafico veramente confuso da cui non si tira fuori niente. E invece, guardate questo. Quando si sostituisce in ascissa al reddito la disuguaglianza, quegli stessi paesi armoniosamente, miracolosamente, si dispongono lungo una interpolante nitidissima positiva. All'aumentare della disuguaglianza economica aumenta l'indice dei problemi sociali. E con questo chiudo dicendo soltanto che ho preso i due casi, secondo me, più eclatanti di questa minaccia ai diritti sociali fondamentali, che poi, assieme a tutti gli altri, possono portare a problemi politici non trascurabili. Spero di non averli annoiato troppo.
Bene, abbiamo sentito dalla professoressa Anna Soci una approfondita, articolata, molto ricca riflessione su questi temi, su cui è difficile anche fare una sintesi perché molti sono i problemi che ha lasciato aperti: concentrazione della ricchezza, disuguaglianza che distrugge il capitale umano, soprattutto la disuguaglianza possa far bene o possa far male, quindi, come dire, i temi per una nostra riflessione e un ulteriore approfondimento ci sono. E ora affrontiamo gli aspetti invece politici legati a questi temi con una riflessione che amplierà il nostro spazio di approfondimento. La parola al professore Nello Pregresso. Grazie. Non ho capito il suo nome. Pregresso. Pregresso Nello, anzi Gemine. Quindi sono un nome e un cognome difficile. Intanto buonasera. Stavo per la Fondazione Cristo Gramsci per l'invito, mi è capitato di venire varie volte, vedo degli amici in sala a parlare, ne saluto tutti voi, perché loro in particolare affetto. Sì, dovrei dire delle cose di teoria politica, di implicazioni giuridiche, poi il discorso della professoressa, ma anche molto sollecitato, quindi ogni tanto farò dei piccoli sconfinamenti. Allora, sentendo la sua relazione mi verrebbe da dire questo, che il vero nodo è quello dell'autonomia della politica, perché questo è stato detto, cioè a un certo punto ciò che è mancato, ciò che non c'è più, è ciò che fa sì che lo Stato sia qualificabile come prigioniero, lo Stato, cosa interessante, che ci dice già una prima cosa rilevante, e cioè che senza contenitori, senza spazi politici concreti, non ci sono soggetti politici. Il che ci dice anche di pensare, indulgere, diciamo, troppo semplicisticamente all'ideologia globalista, cui c'è un azzeramento e un'omologazione di ogni differenziazione politica e storica, non è molto geniale dal punto di vista, tanto più in un'ottica progressiva, cioè in vista di spostare i rapporti di forza, che implica una dimensione conflittuale. Perché poi l'autonomia della politica è l'autonomia del potere che decide, ma è anche molto di più l'autonomia del conflitto, cioè la possibilità di rappresentare un conflitto sociale, diciamo così, che è uno dei quali è il conflitto distributivo sicuramente, quindi anche il conflitto sull'uguaglianza. Quindi le notazioni che farò sono relative in fondo proprio a questo tema dell'autonomia della politica, cioè perché si è persa l'autonomia della politica. Perché l'epoca cosiddetta neoliberale può essere qualificata in un certo senso come un'epoca di, cioè, 30 anni gloriosi, per capirsi, dopo quelli gloriosi, per me sono gloriosi, un'epoca di spoliticizzazione, il che non significa, sibati, che non c'è politica e soprattutto che non ci siano poteri, in gran parte sono poteri indiretti, cioè poteri economici, finanziari, economici, tecnici, si mischiano, ma insomma sono poteri, e indiretto vuol dire che non deve rispondere alla sfida del fare ordine e non ha il problema di legittimarsi politicamente, cioè nella democrazia attraverso il voto e confermando possibilmente abbastanza, non dico quotidianamente, come diceva qualcuno, ma insomma ogni tanto il consenso, avendo una verifica di rappresentatività, perché la rappresentanza senza rappresentatività è destinata a crollare. E questo è uno dei primi nodi: la rappresentanza è caduta perché non è rappresentativa, ovvero i consociati non riconoscono, non accettano come rappresentativa la rappresentanza medesima. Noi possiamo stracciarci le vesti quanto ci pare, possiamo fare dei bei discorsini sulla democrazia parlamentare ogni tanto con qualche caduta, devo dire, perché io portati non rileggerei attentamente, e anche i dibattiti della Costituente, Basso, Moro, perché le cose stanno in maniera un po' complicatina, però il mio obiettivo, proprio perché credo nella democrazia rappresentativa, mi preoccuperei non di difendere retoricamente la cosiddetta sovranità del Parlamento, che non esiste. Il Parlamento è il Parlamento è rappresentativo del popolo sovrano, della sovranità democratica. Mi preoccuperei, proprio perché voglio evitare cortocircuiti, ora ci arrivo subito, della rappresentatività del Parlamento o delle istituzioni rappresentative, ma siccome prendersela con il Parlamento è veramente
una cosa come sparare sulla Croce Rossa. Cioè la domanda vera è: perché l'istituzione rappresentativa per eccellenza del Parlamento è svuotata, non è riconosciuta? Uno può dire, perché decide tutto quello che gli arriva, tutto quello che gli arriva è già dato, cioè è, qualcuno l'ha detto, tanto c'è il pilota automatico, se c'è il pilota automatico il Parlamento non ne fa nulla, o quasi, cioè non è il luogo della definizione dell'indirizzo politico. E questo non è un problema, cioè è lo svuotamento della democrazia, lo svuotamento politico della democrazia. Poi arriva qualcuno che si riempie la bocca di democrazia e fa qualcos'altro. È già successo, quindi non è vero. Però la causa vera, se abbiamo messo intelligente, è quella, cioè andare a vedere come è stato possibile accettare il terreno dello svuotamento delle istituzioni democratico rappresentative. Se il contesto, se il contenitore è il contenitore Stato democratico, Stato pluriclasse, lo chiamava Massimo Severo Giannini, non c'è più, perché non ha più una relativa, sarà relativa perché nella storia è tutto relativo, ma la sua consistente pregnante autonomia, abbiamo un primo grande problema. Se poi l'agenda è predefinita, non si tratta di decidere un bel nulla, e anzi addirittura è disattivata la possibilità di realizzare l'indirizzo politico fondamentale depositato nella Costituzione, l'articolo 3 e connessi, nel senso che quel progetto sociale fondamentalmente, oggi è un po' problematico, tra fiscal compact e tutto il resto, no? Direi che, chissà, a me non mi importa niente di avere una dichiarazione retorica, io sono della scuola per cui rilevante è il rapporto tra validità e effettività, cioè mi interessa la possibilità concreta di rendere effettivi i diritti, il che implica delle istituzioni di garanzia, delle tecniche di garanzia, ma siccome non credo che possano farlo solo i giudici, peraltro soprattutto delle politiche pubbliche. Quindi, per dirla in maniera chiara, la democrazia costituzionale, lo Stato costituzionale democratico, o è uno Stato keynesiano, cioè uno Stato che prevede la possibilità, keynesiano chiamano come, e mi perdonerà l'altro collega dello scopo, è chiaro che è una etichetta, ma è per intendere uno Stato che prevede la possibilità dell'intervento pubblico come dato costitutivo e strutturale, non come un evento eccezionale o magari in qualche momento di crisi in cui bisogna riversare un pochino le cose, e di solito l'intervento è finalizzato agli interessi dei più forti. Ma no, invece all'opposto, come eteronomia, in filosofia politica noi, qual è il punto? L'idea di una trascendenza, di una eteronomia del politico, ovvero il piano della politica è un piano sovraordinato rispetto a quello dell'immanenza sociale, rispetto a quello, insomma, della sommatoria degli interessi, anche perché la politica è una sommatoria degli interessi, alla fine vince per gli interessi più forti. La politica dentro la Costituzione è un progetto di trasformazione, cioè è una normatività, un dover essere che deve trovare delle forze che se la mettono sulla spalla e impongono un cambiamento. Ora, impongono nella storia in certe fasi significative è stato proprio impongono, quindi il discorso sulla forza, su, diciamo che per fortuna alla luce dell'esperienza di Weimar, di quello che ci ha insegnato, la lezione di Weimar, e a me piaceva tantissimo, infatti sono arrabbiato per questo, perché sapendo, non ho un po' studiato Weimar, diciamo che so poi che rischi si corrono. Quindi se uno riesce a fare un bel compromesso socialdemocratico, hanno fatto tutti i democristiani, i comunisti, tutti i laburisti, quello era fondamentalmente, cioè se c'è uno spazio sufficiente di autonomia di intervento eteronomo che sposta un po' i rapporti di forza per la politica istituzionalizzata, è uno spazio anche del conflitto regolato, ma conflitto dentro della sua rappresentazione, c'è la possibilità di evitare i disastri dei regimi politici di massa, cioè l'impossibilità di integrare, perché questo è stato. Per cui io mi rimango un po' basito quando mi si dice Dio, sono arrivati cattivi barbari, e com'è? È perché la gente è incretinita, perché è una sorpresa, è una cosa sorprendente, il mondo siamo nel migliore del mondo. Ci sono delle versioni anche caricaturali, francamente indecenti, cioè com'è possibile siamo nel migliore dei mondi possibili, Paulus. E poi arrivano questi, e quindi si vanno a cercare spiegazioni moraleggianti, tutto sbagliato, oltre che un po' ridicolo. Io andrei a cercare le cose, sono portato a cercare cause strutturali. La prima causa del populismo, qualsiasi cosa voglia dire, che non è detto che sia tutto negativo dentro, perché se non altro è il segno di una refrattarietà
è un sintomo che non risolve il problema, probabilmente la che ti mette davanti la realtà. La prima causa del populismo sono gli effetti strepitosi del trentennio neoliberista. Il confitato ripeto del populismo è del neoliberismo, diciamola così. Che poi è anche un po' quello che ha detto la professoressa, cioè il precipitato, diciamo così, gli effetti con tutte le differenziazioni possibili, ma andiamo alla politica del diritto, diciamo così. Quindi mi verrebbe da dire una battuta, il problema non è nemmeno tanto che l'uguaglianza fa bene alla crescita, diciamo, ma se fa bene alla democrazia, cioè al vincolo politico sociale, uno può dire ma senza crescita in assoluto, e sono anche d'accordo, non c'è le risorse per far bene alla democrazia, però diciamo spostiamolo. Lo sguardo deve essere su che cosa? Su quello che non si riesce più a garantire, cioè quel senso, non è tanto la democrazia credibile, cioè la possibilità di riconoscersi nei dirigenti, come diceva Gramsci, no? I dirigenti e i diretti, cioè perlomeno c'è un rapporto consensualistico e partecipativo fra dirigenti e diretti, diciamo così. C'è una la democrazia perde egemonia, quella tradizionale, e per questo suscita reazioni. Il populismo è un tentativo di urlare, ma come? Non c'è più un'egemonia della politica, non c'è più un'egemonia della politica, cioè non c'è nessuno che poi ti spiega, non c'è nessuno che si fa carico di me, è questo, non c'è nessuno che si fa carico di me. Quindi, da un certo punto di vista, è urlato, ma è una questione vera, è la realtà, c'è un dubbio di verità, non voglio fare paragoni, ma Togliatti, sulla scia di Gramsci, diciamo, quando fa le lezioni sul fascismo ai compagni in Russia per spiegargli che cos'è il fascismo, non è che dice quanto sono brutti i fascisti, dice come è stato possibile che i nostri hanno cominciato ad andare tutti quei fascisti, e nel fascismo c'è un nucleo, c'è qualcosa da cui imparare, non perché voleva evitare il fascismo, ovviamente, anzi era funzionale a combatterlo meglio, però è un approccio realista, è prendere sul serio il nucleo di verità dell'avversario, diciamo del nemico, via, perché qui bisogna proprio usare il termine nemico, e qui penso sia un buon modo per fare politica. Quindi del populismo bisogna cercare di prendere il nucleo di verità, cioè c'è ciò che rivela, e credo che diventi soprattutto l'insostenibilità della questione sociale, la quale diventa un fatto politico della nuova questione sociale, che è molto una questione di ceti medi interiorizzati, ma insomma è anche una questione pure di escludiare esclusa che si è allargata, di povertà, cioè non è solo che quelle stavano bene o benino, adesso si sentono un po' sommessi sotto, sì, c'è anche questo, e c'è un problema quindi quasi di fascismo rispetto a di lotta fra ultimi e penultimi, però insomma c'è pure proprio un problema, io insegno al sud, c'è proprio un problema di inferiorizzazione di chi già stava abbastanza giù, quindi 30 anni di assenza di questione meridionale, di politica meridionalista, qualche effetto l'hanno prodotto, e fatto a me certi risultati politici non mi hanno sorpreso per niente, anzi l'avevo, diciamo, previsti, perché parlo, perché vedo i giovani, perché li vedo tutti, perché prendo l'autobus. Al sud era evidente che ci sarebbero stati certe risultanze politiche, certi effetti. Anzi, francamente, uno si doveva chiedere, si poteva chiedere, ma perché dovrebbe essere altrimenti? Sarebbe strano. Perché la situazione reale su quei territori economica e sociale era tale, devo dare tutti i dati molto meglio di me, cioè della forbice che è enormemente aumentata fra nord e sud, ma basta dire che è chiaro che chi vive di risorse private, di ricchezza privata, la mitica Milano agganciata, cioè per dire, no, almeno a città globale riforme, diciamo, mi piacciono le differenze, quindi non mi piace questa modulazione. Ma comunque, dove ci sono molte risorse private, ci sono meno problemi, anche in termini di crisi. Veniamo da 10 anni di crisi, no? Mai finita, più di 10. E ora probabilmente arriva la quota ulteriore con una seconda puntata. Nelle città e nei territori, figuriamoci, dove si vive fortemente di pubblico, ma non nel senso tipico del clientelismo, le regalie, no, no, dove la presenza del pubblico è fondamentale. Io vivo a Roma, quindi è una capitale italiana. La capitale italiana vive molto di pubblico. Lascia aperta la questione di come è usato, speso, è meglio, benissimo, ma non è quello, il nodo è che se tu ti butti in bianco sbaracchi il pubblico, non stai facendo una lotta per l'efficienza del pubblico, stai semplicemente azzerando lo spazio sociale.
Questo è un punto fondamentale. Ma è dura, perché di solito che il discorso mainstream, il dibattito pubblico, tra l'altro il dibattito mediatico, delle televisioni e dei giornali, il cui valore è nullo secondo me, altra questione decisiva per chi pensa la democrazia costituzionale, lo vogliamo dire che i media da fattore, da strumento decisivo della partecipazione democratica sono diventati uno dei suoi principali problemi, sono diventati un fattore di inquinamento democratico? È una cosa aspra per dire, lo so, ma va detta, perché non alimenta, dentro ci sono i social, non alimenta in nessun modo un confronto ragionato tra punti di vista diversi, critici. Cioè l'idea di immaginare altre vite, immaginare alternative, magari sono sbagliate, ma comunque non passa, per cui è tutto una roba, una melassa mainstream, che poi comunque io mi darei sempre a guardare i proprietari di certi grandi conglomerati dei media, perché questa è la lezione base, anche questa non mi piace, del marxismo, cioè proprio è anche del realismo politico, diciamo così. Naturalmente in tutto questo poi cosa c'è in questo teatrino grottesco? Ci sono le maschere. Ci sono le maschere del populista, la maschera del fascista, che fanno ridere e sono totalmente funzionali. Non faccio i nomi, ma sono facilmente immaginabili. Sono totalmente funzionali. È un gioco quale minimo passo avanti nella discussione pubblica. Le cose che ha detto, ne passa una di queste idee, di queste questioni, ma non dico, questa è una cosa divulgativa, ma o le cose che sto dicendo io, comunque, che nasce nel mondo dell'università, ma è possibile farla, sintetizzarla un poco, no? È possibile farla diventare oggetto. I libri di Luciano Gallino, che sono 15 anni che dicono delle verità evidenti sul finanzacapitalismo, quelli di Strecht, quelli di Stiglitz, cioè non si può fare nulla, ecco, di Avidarli, di Arrighi prima. Possibile che tutta questa elaborazione, che mette in evidenza una serie di cose rilevanti sui motivi per cui c'è stata la svolta neoliberista, e che su cui meriterebbe di discutere, perché magari su certe cose io non sono stessa, ma non siamo d'accordo. Io penso che ci sia stato molto il rifascismo del capitale, è stata molto una costruzione ideologica. C'era prima la Vampire Society, sappiamo tutto il gioco fra il neoliberismo e l'ortoliberismo, cioè io sono portato a sottolineare fortemente gli elementi di mobilitazione ideologica, no? Dopodiché, per carità, c'era anche la stagflazione, diciamo così. Ma bisognerebbe un po' confrontarsi su questo, ma in ogni caso, al di là di ciò, come dire, non dare per scontato un meccanismo che è proprio basic del neoliberismo, la naturalizzazione. Cioè noi abbiamo di fronte un certo naturale. Abbiamo di fronte qualcosa che, come dire, che non ha alternative nella misura in cui è un dato, è una sorta di... è l'acqua in cui pesci muoiono. Ecco, i media attualmente veicolano l'acqua in cui pesci muoiono. E ogni tanto mettono delle maschere che non danno elementi critici, ma semplicemente servono a contrapporsi. Bene, ho detto un decimo, cioè, volevo dire, ma il corrispettivo di questa autonomia della politica distrutta è l'assolutismo economicistico, diciamo così. Ma la cosa interessante, io ci tengo a dirlo, il neoliberismo e la versione tedesca, che è diversa, l'ordoliberismo, per il quale l'unica forma di inclusione sociale possibile è il mercato, a tutela del quale, contro qualsiasi invadenza di una progettualità politica autonoma, vista come collettivista in qualche modo, comunismo, nazismo e anche il keynesismo in qualche modo hanno residuo collettivo, anche il keynesismo ha un residuo collettivista, a tutela di questa unica forma di inclusione sociale attraverso il mercato, occorre lo Stato e il diritto, ma devono essere totalmente e integralmente funzionalizzati al mercato, come inclusione sociale di produttori e consumatori virtuosi. Questo è il paradigma stesso, con una certa dose di organicismo tipico, e che ha frutto di un dibattito importante, la sera comincia a parlare, è uscito un numero di filosofia politica, si pubblica qua, della rivista del Mulino, in cui si parla del neoliberalismo, si fa vedere Hoegger, che c'è, è molto interessante, perché è un dibattito che nasce quando? Nella crisi di Weimar, per dire, guarda, quindi se vogliamo evitare comunisti, nazisti, chissà che cosa, ci vuole una grande decisione politica fondamentale che azzera per sempre, per il futuro, la possibilità di confliggere politicamente, di dover decidere
la grande decisione politica fondamentale per il mercato come primato assoluto, come unica forma di socialità. Poi questo si lega in Germania, il modello esportazionista, l'ossessione del surplus, ma tutta una serie di cose. Comunque entrambe, tanto quella americana quanto la versione tedesca, che ha le sue differenze significative, però insomma, Hayek c'ha tutta scritta, ha fatto una battuta, no? Dice, vabbè, ma questi stanno facendo in Germania con un altro linguaggio, stanno facendo quello che voglio io. Cioè ci stanno garantendo sul fatto che non ci romperanno mai più le scatole con lo Stato sociale democratico. Come luogo, attenzione, ma non è che questo la facendo in Germania, ma come luogo di agonismo e di garanzia universalistica di diritti di cittadinanza, cioè come luogo di protagonismo politico, che poi con un po' di conservatorismo compassionevole, perché molla qualcosa, soprattutto se faccio lo Stato sociale di un solo paese, anche a scapito degli altri, questo va bene. Ma è un'altra cosa rispetto al progetto costituzionale della Costituzione italiana, ad esempio, che non a caso si dice fondata sul lavoro. Questo vuol dire, vuol dire che l'identità politica è data dalla valorizzazione della centralità del partecipare al mondo del lavoro, diciamo così. Il fatto che sei partecipa al mondo del lavoro non solo ti dà dei diritti, ma ti dice anche che devi essere in qualche modo, come dire, il lavoro deve essere, l'obiettivo vero deve essere la piena occupazione, parliamoci chiaro, per tagliare le unghie, le grinfie al capitalismo. Dietro i comunisti che ci hanno messo lo zampino, questa idea ce l'ha. Adesso si è rovesciata. Totalmente. Poi mi rendo conto che se uno realizza la piena occupazione, a un certo punto poi il capitalismo lo mette in questione, quindi bisogna capire bene che cosa si fa. Però intanto, visto che adesso siamo all'opposto, io mi contenterei, se uno non crede al compimento dei tempi, di rismettere la bilancia un po' in equilibrio. Siccome adesso mi sembra sia molto sul e qua c'è con la sua finanza intenzionale, qua c'è. Diciamo che se veramente vogliamo ispirarci alla Costituzione del 48 come progetto da realizzare, da riattivare, e bisogna forse l'obiettivo di riequilibrare. E riequilibrare significa generare energia politica, forza, urto, conflitto per imporre, e significa non accettare più politiche che consentano lo sviluppo, che lo mantengano, che difendano lo status quo. Buon intenzione, perché le politiche fatte in 20 anni da tutti sono andate invece in questo senso, cioè nella legittimare uno sviluppo strutturale. Io penso che tutto questo, direttamente o indirettamente, abbia generato una reattività, la quale reattività non si è espressa in tradizionalmente, nelle forme rappresentative tradizionali, perché quelle vie rappresentative tradizionali erano interdette, un po' per gli effetti, abbiamo detto prima, della globalizzazione, il senso di non agibilità politica, diciamo così, ma un po' anche perché non sembrava più che lì ci fosse quelli che rappresentavano gli interessi. Ora, poi, che quelli che adesso via via emergono rappresentano veramente gli interessi o i miei forti dubbi. Ma questo, come dire, non è un alibi e non è una soluzione, perché la vera soluzione per riacquisire legittimazione è tornare a parlare con quelle forze popolari, con quel mondo che hanno dall'altra parte. Quello, tornare a rappresentare interessi di quel mondo inferiorizzato che c'è stato descritto prima, in varie forme. Questo però è la novità, perché l'aveva già detto il Signore, diciamo a cavallo tra le due guerre, che era, si chiamava Polare. È il momento polare, il momento populista che stiamo vivendo è il momento polare. Polare nella grande trasformazione spiega, fa vedere una cosa che per me è difficilmente smettibile, e cioè che le società di fronte al dominio, allora era l'eredità tardo ottocentesca, era fino ottocentesca, al dominio assoluto dell'SFR, ha un assolutismo economicistico e ha una forma di globalizzazione, pure allora era una forma di globalizzazione, non è che ce la siamo inventati, questa idea della globalizzazione è un prodotto degli ultimi 30 anni, è una lunga storia con varie ondate di globalizzazione, in cui l'elemento della globalizzazione dei mercati e della finanza era fortissimo,
Domanda: il diritto assoluto, il libero mercato dei capitali costituisce un diritto assoluto? Per me no. Non solo, ma non è ti piace o non ti piace. Punto è: se vige il diritto assoluto del libero movimento dei capitali, assoluto significa non bilanciabile, non controllabile, non limitabile, come i diritti assoluti. Peraltro, il diritto a non essere torturati e a non essere schiavi. Ecco, il libero movimento assoluto dei capitali tende a generare un po' di tortura qua e là, e soprattutto a rendere l'uomo schiavi. Quindi già c'è un piccolo, c'è un problema di contraddizione con una vera assolutezza anche di ordine etico-politico, se vogliamo. Ma in ogni caso, se vige quel diritto assoluto, non c'è spazio per quello che vuole. Mi dispiace, non c'è spazio. Perché sei sotto ricatto costante. Tu hai una cosa, una cosa da fare: attrarre capitali, svalutando il lavoro e in molte realtà consentendo abusi sull'ambiente, condizioni di vita sanitarie pessime, distruggendo. Cioè, parliamoci chiaro, se i capitali hanno il diritto assoluto di andare dove fare, i diritti sono indifendibili, nella loro parte diritti sociali. La mia tesi, scritto una cosa per teoria politica, è che, infatti parlo di decostituzionalizzazione neoliberale, è che già in fondo si rinuncia un po' solo ai diritti sociali. La disattivazione strutturale dei diritti sociali, della tutela del lavoro, che non è solo, è anche positiva, cioè in termini di politica del lavoro, tende a generare un problema per la democrazia, quindi mette in questione i diritti politici. Infine, appunto, si parla di post-democrazia da tempo, c'è chi dice addirittura che la cosa più bella della democrazia non è la democrazia. Affidiamoci ai poteri terzi, tecnici, tecnocratici, a garanti saggi, non è un tradimento. E poi ci sono forze di dubbia cultura democratica che stanno emergendo, no, cioè stanno emergendo, che hanno, che saranno maggioritarie, che sono maggioritarie. E si arriva addirittura a mettere in questione il ruolo. Perché per tenere insieme delle società in cui c'è, in cui non sono più comunicanti in alto e basso, in cui c'è inferiorizzazione e in cui di fatto emergono forze delle culture politiche poco democratiche, ma anche per reagire a queste culture politiche poco democratiche attraverso degli stati di eccezione tecnocratici, diciamo, cioè attraverso la logica del bunker che si deve stringere, no? In qualche modo, se fallisce, ma comunque che prova a stringersi tenendo fuori i barbari, il prezzo, comunque, in un caso o nell'altro, sono le deroghe dei diritti, sono i muri. Cioè tu per fare ordine, per illuderti di fare ordine compensativamente, devi incominciare a mettere deroghe potenti persino al costituzionalismo dei diritti liberali, diciamo così. Per ora sono dei fenomeni che appaiono, perché c'è tutto il profluvio di letteratura, c'è la bibliografia oramai ampia su il nuovo stato di eccezione. In America, negli Stati Uniti, magari ci sono stati motivi, terrorismo, ma quella cosa interessante è la normalizzazione dell'eccezione. Sempre durante Weimar, Gustavo lo sa bene, lo stato di eccezione era costituente, questo è uno stato di eccezione destituente, uno stato di eccezione amministrativo, è uno stato d'emergenza amministrativo. È l'idea che tu c'hai, trattare i fenomeni sociali che non sai come gestire con politiche pubbliche, progettuali, attraverso la logica della calamità, cioè della risposta all'emergenza. E per rispondere all'emergenza devi derogare spesso il regime amministrativo. Cioè abbassi la sticella del penale, del costituzionale e vai in una dimensione di governance cosiddetta amministrativa. Occhio, perché qui il rischio è che non si difende tanto il ruolo. Poi, così come sono uno che viene da una certa tradizione, anche del ruolo e basta non è niente. Tanto per essere chiari, del ruolo e basta non è niente. Cioè penso ad una prospettiva veramente, il ruolo sia lo stato di diritto deliberato, lo stato di diritto che protegge i centri di proprietà. Come diceva un grande giurista dell'Ottocento, Rudolf Nachter, che però era un giurista grandi, ma che esprimeva il mondo liberale di allora, ovvero
il mondo delle scuole, che poteva presupporre una società omogenea perché tutti gli altri, che erano la stragrande maggioranza, erano esclusi. Cioè la grandezza degli stati pluriclasse, degli stati costituzionali democratici del secondo dopoguerra, sulla scia della lezione di Weimar e anche della lezione del suo fallimento, ma però in quella Costituzione c'era un primo progetto che metteva insieme principi. La grandezza di questo stato è che ha fatto emergere gli invisibili della storia. Noi riteniamo un po' oramai darlo per scontato o sottovalutato. L'Italia è importante da questo punto di vista. Il sud è in maniera diretta, ma non è solo il sud, le campagne profonde del centro Italia, del nord, la gente che non si curava, non studiava, spesso manco mangiava granché, è Veneto, povero, no? Quindi non è solo il sud. Beh, in 30 anni, 40 anni hanno fatto quello che non hanno mai fatto in 10.000 anni. È vero o non è vero? Quindi quel trentennio glorioso, quel welfare pure scalcinato italiano, quindi prendiamo il caso italiano, quella costituzione mortatiana con quel sistema dei partiti, con tutti i suoi enormi limiti e anche i suoi grandi vincoli e poteri esterne, e con tutte le cose che a un certo punto non hanno più funzionato, però ha fatto uscire gli invisibili alla visibilità della storia, cioè gli esclusi, quelli che non erano centri di proprietà e cultura. Per me un progresso enorme, quello sì, vero progresso. Quindi quando sento dire, soprattutto in ambienti radical, che il welfare era paternalista, ma che palle, ma insomma il welfare comunque poi in fondo non poteva reggere, ma comunque poi era una cosa paternalista, autoritaria, cioè non è che la cosa che uno mi dice lottiamo per fare un welfare veramente più universalista, per tener conto delle questioni della cura e quindi pongono la questione femminile. Altra cosa è dire, no, vabbè, era una cosa paternale, io non ho mai sentito, io penso a quelle vaste masse. Se uno le andava a chiedere, ma perché non le volete le medicine, non volete più le scuole, perché vi sentite penalizzati dal fatto che c'è un potere amministrativo che è organizzato per darvi. Ma quelli manco capiva, o comunque avrebbero mandato a quel paese, giustamente, tant'è che ora stanno che hanno mandato a quel paese perché le hanno tolte. Oramai è chiaro che sono state tolte. È chiaro che ci è voluto tempo, perché diciamo che appena 20 anni c'è stato un po', 15, hanno funzionato le bolle, quelle di cui parla Wolfgang Schreck in Gekaffe, che era il tempo comprato, che hanno tradotto tempo guadagnato, ma insomma guadagnato è un po' più furba un'espressione, è sempre una cosa positiva. Con le bolle, il neoliberismo è andato avanti con bolle, con le bolle, con la petrolio, con la finanziaria, io gli davo bolle dei mutui, poi c'è tutto queste bolle esplodono. E ora mi pare che ci sia una certa difficoltà. Quindi, posto che è chiaro, è successo, come dire, questa emersione dell'invisibile, almeno nell'Europa e nell'Occidente, mi rendo conto, però se mai non ci provate ad allargare, no, di ridurla pure da noi, perché l'uguaglianza regressiva è brutta, E poi di solito produce effetti negativi. Cioè la vedo dura a proporre come progetto politico l'uguaglianza regressiva. Secondo me ci vengono a prendere i forconi. Non voglio prendere troppo tempo. Chiudo dicendo una cosa. Denigrare il populismo serve a niente. È già Spinoza. Né denigrare né negare, né lusingare, no? Io penso che bisogna capire bene cosa c'è dietro. Bisogna riprendersi in mano potentemente un progetto emancipativo di liberazione umana, che significa mettere al centro l'idea che è necessario un conflitto con il capitalismo, e lo dico da un punto di vista di chi pensa che il capitalismo ai secoli contati, cioè nel senso non credo che sia all'ordine del giorno, né credo francamente che sia un obiettivo augurabile la conciliazione definitiva della società. Però non penso neppure che lo scatenamento delle forze produttive, perché quello risiede su un marxismo rovesciato, produrrà la società post-politica. Perché dietro il neoliberismo è una filosofia, è un'antropologia, è una filosofia sociale che nega la povertà, che nega la società al nome degli individui. Cioè chi dice, guarda, non ci sarà più bisogno di una politica autonoma, non c'è bisogno di questo cacchio di welfare o delle politiche pubbliche che tu vuoi fare, perché spontaneamente non solo unificheremo il mondo,
ma sarà un mondo senza violenza, senza istanze identitarie, senza il problema di legare, del legame sociale, senza le differenze, tra l'altro sarebbe un incubo secondo me, ma in ogni caso non funziona così. Quello che stiamo vivendo, cioè questo processo, diciamo così, di deglobalizzazione, rende evidente il fatto che alcune ipoteche del politico di fondo, anche sgradevoli, fare ordine, produrre sicurezza, tanto civile quanto sociale, ma anche la sfida della violenza è una questione aperta. Le identità, che sono costruzioni sociali, storiche, certamente, accumuli di artificialità, ma non te ne liberi così facilmente. E qua qui si viene forse del problema, si viene che tu la devi, se tu vuoi un'identità plurale, ti devi porre il problema del fatto che la gente non deve dover ricorrere a un'identità tribale per darsi una compensazione, per dirsi chi è, deve poter credere in un'identità plurale. Per poter credere in un'identità plurale credo che ci siano parecchie precondizioni che sono prodotte politicamente, non economicisticamente, ma lì non è l'economia, è il pretendere di farne un'antropologia, oltretutto un'antropologia in contraddizione con altre visioni dell'economia, tipo quella dei, ma gli stessi liberali classici, peraltro, erano più consapevoli della politicità, lo stesso Smith era più consapevole della dimensione morale e politica dell'economia stessa. Cioè dietro c'è una visione, non solo un'ideologia, ma una visione totalizzante, perché pretende di far fuori tutto il resto. Io credo che quello che stiamo vivendo, che per carità sarà allarmante, ma è il precipitato, non è la soluzione, ma è il precipitato del collassare e del rendersi, del collassare di un'ideologia totalizzante, o comunque degli effetti, è il risultato degli effetti anomici che ha generato, e allo stesso tempo il fatto che, come dire, che ostinatamente ci si stringe a corte, però, cioè ci si rifiuta di percorrere un'altra strada, un altro paradigma. È la chiusura, è il rifiuto coriaceo di elaborare un'alternativa, di accettare l'idea di un'alternativa. È come a volte mi sembra che siete a quelli che se la prendevano con Galileo, con Bruno, perché è la stessa logica, cioè di fronte a tutte le smentite della realtà, le ricette che non funzionano, l'abbiamo sentito prima, diciamo che si può dire, non ci vuole tanto tutti quei grafici. Se uno ha un po' di sensibilità politica, o fatto politica anche solo, o ha un'attitudine a guardare le cose non pattinando sulla superficie mediatica dell'autonarrazione, francamente che ci siano dei problemini strutturali, delle questioni di fuoco, che ci sia una disgregazione del legame sociale, mi sembra evidente. Che ci sia un problema di democrazia, questo francamente, studio queste cose, mi pare ancora più sostenibile. Forse prendere atto di questo sarebbe anche la base di un atteggiamento razionale, diciamo così, non farebbe male, e non di, almeno accettare una correzione. Allora, chiudo, c'è un punto però. Quando è stato imposto questo compromesso sociale democratico, certo le guerre, io sono d'accordo però che è stata solo la violenza a ricreare un po' di uguaglianza che ha distrutto, certo che le guerre l'hanno fatto, discorso dell'evento, no? La tesi dell'evento, cioè com'è che riparte l'accumulazione con l'evento, ecco, magari meglio evitarlo, cioè comunque oggi non so quanto sia circoscrivibile peraltro, e poi magari ci sono altre vie che sarebbero quelle da perseguire, perseguibili sulla alla luce dell'insegnamento della lezione del Novecento. Non solo nelle guerre, è chiaro che c'è stata anche una mobilitazione di apparati pubblici e di politiche pubbliche. Però insomma c'è stato pure New Deal prima della guerra, cioè non è stata solo la guerra, è stata anche una risposta al momento polare, ovvero qual era il momento polare, appunto, l'ho accennato anche al momento, le società reagiscono chiedendo protezione, ed è una protezione autoritaria. Perché non trovano altro? In fondo in America il New Deal è stato un tentativo di correggere con riforme notevoli il capitalismo, ricreando le condizioni di un legame sociale democratico decente, no? E anche realizzando cose. Non so se sarebbe bastato quello. Senza la guerra, questa è una questione che lascia la storia dell'economia, ma comunque un ruolo importante l'ha avuto, tanto importante l'ha avuto che poi l'abbiamo anche, come dire, arrivato quella roba. In fondo, il secondo dopoguerra è stato un po' su quella scena.
sulla scia però anche di un tabù, quindi c'è un elemento simbolico dell'orbe, cioè gli effetti, non deve mai più avere. Quindi impariamo, quindi non rifacciamo la crisi di Alba. Quindi siccome quella crisi nasce anche, oltre che da motivi interni al sistema politico e istituzionale, molto dalla distruzione dell'inclusione sociale, facciamo, impariamo da questo, accettiamo il compromesso. Poi c'è chi dice ma è il fordismo, serviva anche al fordismo, è la logica interna del movimento del capitalismo. Sarà anche quello, sì. Io però voglio dire una cosa, non soltanto valutiamo il peso della presenza di un'alternativa, cioè della sfida bolscevica. La storia del Novecento, senza la sfida bolscevica, nel bene e nel male, non la si capisce. È quella sfida, cioè la realtà di un'alternativa vera, concreta. Fallita, fatto per essere chiaro, poco purtroppo, ma comunque a lungo ha alimentato non solo una speranza, ma proprio una spinta propulsiva, no? Come diceva. Oh, quella spinta propulsiva era duplice: paura, c'è una funzione produttiva della paura, la paura produce effetti politici, non solo è, cioè obbliga chi ha il potere a mollare, altrimenti c'è la legittimazione del diritto del più forte a mollare, a accettare un compromesso. E poi c'è l'elemento della speranza, ovvero per fare, diciamo, io ho una battuta, per fare le riforme bisogna credere nella rivoluzione, mettiamola così, cioè bisogna avere, perché si eroghi un'energia politica adeguata per spostare i rapporti di forza e quindi per organizzare collettivamente, oggi in una forma nuova, perché il collettivo attuale è chiaro che eventuale passa attraverso altre modalità, io non sono lo stadio di forme partite del partito del passato, cioè so che devono essere comunque diverse, ma so soprattutto che occorre una teologia politica, che vuol dire occorre una fede politica notevole in un progetto che sia mobilitante. Diceva Gramsci, la politica è una questione religiosa. La religione può, tra l'altro lui diceva, superare del tutto la religione, anzi pensava addirittura di superarla con la politica. Forse si chiudeva anche un vasto programma, ma comunque l'idea era che quello stesso ambito dove c'è la politica, l'egemonia, la costruzione dell'egemonia, la religione come bisogno, come utopia, come luogo dove si rappresenta in un al di là un'istanza utopica, cioè l'idea del superamento della scissione, del conflitto, ma in fondo un senso di giustizia, poi è diventata un'assa, un senso di giustizia, e diceva lui anche la filosofia speculativa, non tratto questo tema, a me interessa molto, e di cui sto occupando, cioè che ne è del pensiero, dell'arte, della filosofia, una volta che si è realizzato, uno può dire, ma studio delle cose da Marco, una volta che si è realizzato che la società regolata, e qui non credo per altro, infatti penso che ci sarà sempre filosofia, probabilmente anche bisogni religiosi, e necessità di costruire delle egemonie, e lotta egemonica. Però il populismo c'è perché abbiamo dimenticato che c'è sempre un'egemonia, una lotta per l'egemonia. Pensare che l'egemonia non ci sia più, che non ci sia alternativa, che viga il pilota automatico, perché se vige il pilota automatico non c'è lotta egemonica, pensare questo lascia un campo vuoto. E in forme rose, immediate, sbagliate, mal direzionate, chi non è raccolto, chi non è costruito, immesso, organizzato, il cui consenso non è organizzato in una forma egemonica, finisce dentro un'altra, che peraltro si declina populisticamente. Paradossalmente oggi siamo di fronte all'emergere di un'egemonia populista. È un paradosso perché da un certo punto di vista uno potrebbe dire dove c'è populismo vuol dire che c'è crisi dell'egemonia, cioè, no? Non c'è un assetto egemonico che tiene. E invece paradossalmente noi siamo in presenza, questo, ci sono degli studiosi che hanno lavorato, ci lavora, il populismo diventa la compensazione della crisi dell'egemonia, occupa lo spazio dell'egemonia. Poi sulla scia della Sud America, dell'esperienza sudamericana, c'è chi sostiene, e comunque l'Europa qualcosa è nato, ecco, le Eros, altre realtà, insomma, oggettivamente,
che in qualche modo utilizzano populisticamente, utilizzano poi il linguaggio populista, no? Ma persino le forze dell'establishment utilizzano oggi il linguaggio populista, che francamente c'è il populismo dall'alto, abbiamo conosciuto anche in Italia, no? Quindi voglio dire, vuol dire che poi è una modalità della politica attuale, è una modalità soprattutto in assenza nella crisi di autorità, nella fase come la Gramsci di interregno, cioè quando si passa da un sistema a un altro, però quando sei nel mezzo, e poi diceva lui, insomma, tutto può succedere. Siamo in un interregno, io di questo, che l'interregno qual è? È l'interregno determinato dalla crisi dell'egemonia neoliberale e dal fatto che però ancora non sia stata sostituita da un'altra. In questo interregno il populismo si propone, si prospetta come soluzione egemonica. Lo sarà realmente? Non lo so, probabilmente no. Però se tu vuoi costruire un'egemonia vera, e soprattutto vuoi essere sicuro che non sia, non abbia i rischi, almeno certi populismi, perché c'è anche una tradizione populista, democratica, americana, insomma c'è una cosa molto complicata per questo storico, della storia del pensiero pubblico, e anche in Sud America l'ha visto con, in maniera meno con l'accetta, diciamo così, secondo me. Ma comunque, se si vuole evitare i rischi del cortocircuito, dell'immediatezza, del salto della mediazione populista, devi costruire un'egemonia sul terreno del populismo, cioè sul terreno della sfida pubblica. Il che però significa ammettere, accettare l'elemento di realtà e di verità, significa mettere in discussione le idee ricevute, la subalternità precedente, cioè significa mettere in discussione il fatto che comunque per 30 anni di riffo o di rampa il neoliberalismo ha conquistato le nostre menti. Grazie. Bene, molte grazie al professor Preterossi che ha aggiunto molti elementi problematici, alcuni aspetti effettivamente ci fanno riflettere, il populismo come effetto del neoliberismo, il populismo soprattutto come portatore di una sfida egemonica e quindi effettivamente come una realtà che ci induce a riflettere su quelle che sono effettivamente le categorie mancanti per l'interpretazione di questo fenomeno. E quindi con l'invito di Spinoza, giustamente citato, non deridere, non disprezzare, ma comprendere, di cercare di dare a fondo per appunto affrontare questa sfida egemonica, una sfida egemonica che viene dal populismo, effettivamente un dato inerte della politica, con questo spirito e confrontando i due linguaggi si apre ora la possibilità di andare ancora più a fondo. Prego se ci sono le... Posso? Sì, certamente, prego. Devo dire il suo nome anche ai presenti in modo da farsi conoscere. Allora, mi chiamo Enrico Fiustoni, vi prego di essere pazienti perché sarò breve, ma tengo un brevissimo, cercherò di essere brevissimo. Cerchi di contenersi. Allora, due relazioni, tutte e due ottime, con un problema, come fanno a stare assieme? Perché da un lato abbiamo ascoltato, soprattutto nell'ultima parte, una chiamata alle armi, dall'altra abbiamo sentito che il problema, così come affrontabile all'interno della disciplina economica, è quello del ruolo dello Stato nel processo di redistribuzione, si era ben esemplificato dai diagrammi, la distribuzione del reddito prima, quella realizzata dal mercato, prima dell'intervento dello Stato e poi modestamente corretta dopo l'intervento dello Stato. Cosa vuol dire intervento? Vuol dire politiche fiscali, volendosi vorrebbe aggiungere politiche monetarie, ma sono quelle che hanno dei limiti spaventosi, soprattutto per una cosa citata anche nella seconda relazione, ma ben indicata all'inizio della relazione di Anna Soci, e cioè quando con l'abbandono della parità aurea nel 71 si passa subito dopo a regimi di cambi flessibili e in particolare un movimento non più limitato dei capitali, lì si perde completamente il potere dello Stato. C'è un modellino di macroeconomia che tutti dovrebbero imparare nel primo anno,
se provi a fare una politica fiscale espansiva per aumentare la domanda, questo farà aumentare il tasso di interesse, ti farà entrare capitali esteri che alzeranno il tasso di cambio e non esporterai più, quindi ti farò esattamente dove eri prima di iniziare questa cosa. Ora, quel modello non è esattamente giusto, però un minimo di validità ce l'ha, che dice in quelle circostanze davvero hai perso gli strumenti fondamentali che pensavi di avere, e avevi avuto in 30 anni gloriosi, per garantire una distribuzione del reddito più accettabile. Adesso sono andato a cosa della mozione. Bene, oggi che si fa? Credo che tutti qua siamo venuti soprattutto con questa domanda in mente. E allora? Bene, diamo un'occhiata a che cosa si vede. Negli Stati Uniti c'è una campagna elettorale con uno spostamento dell'attenzione da parte di quasi tutte le componenti del Partito Democratico verso forme di tassazione estremamente progressiva e addirittura forme di tassazione della ricchezza. La domanda è, sarebbero queste possibili ulteriormente, sarebbero queste efficaci, adeguatamente efficaci? Per rispondere, guardiamo ad un altro esempio, c'è una campagna elettorale in corso in Inghilterra, il manifesto del Partito Laburista prevede non soltanto forme drastiche di aumento della tassazione progressiva e tassazione della ricchezza, ma più importante, mette molto l'accento su una ridistribuzione dei diritti di proprietà. Questa è una cosa che eccede gli strumenti di cui parlava la scorsa prima. Questo vuol dire che quella utopia, quell'utopia che a quel tempo riguardava per l'appunto questa, la proprietà comune dei mezzi di produzione, adesso non ha bisogno di arrivare a quegli estremi. Per esempio nel caso di Corbyn l'idea è quella di un fondo nazionale che viene alimentato dalle azioni delle maggiori imprese e che è di proprietà o di beneficio per i lavoratori e per tutti quelli che ne hanno bisogno. Quindi con uno strumento estremamente più potente e non limitato come sarebbero scarpe monetarie, ben più potente nella trasmissione di quell'impulso di ridistribuzione che è mancato in parte per volontà politica, ma in parte invece no, per il contesto economico internazionale, se c'è mobilità dei capitali c'è poca strada. Ecco, quindi io credo che dare concretezza all'ultima parte del secondo intervento in questa direzione, che nel caso inglese potrebbe essere un'idea. Grazie. Grazie. Prego. Ma sarò brevissimo. Mi soffermo sul termine che è stato soprattutto adoperato nella seconda relazione. Funzionale, essere funzionali, no? Penso che molti di noi hanno ascoltato la Merkel negli scorsi giorni dire che la democrazia deve essere funzionale al mercato, cioè ormai lo si dichiara esplicitamente. E parliamo della Germania, cioè non parliamo. Quindi la democrazia deve essere funzionale al mercato, lo ha dichiarato. Ecco, ho l'impressione che anche il populismo europeo sia funzionale al non liberismo. In che senso? Provo ad argomentare. Allora, mi sono chiesto perché Salvini abbia tanta rilevanza nei media, cioè tanta ospitalità, tanta rilevanza, cioè nel senso che i media vanno molto dietro questo tipo di populismo leghista, ed è ben strano, no? Ma probabilmente perché Salvini aiuta a distogliere l'attenzione dal vero problema, cioè parlando dalla mattina alla sera di migrazione, senza
senza neppure approfondire il tema, cioè senza neppure andare alle cause del perché assistiamo, diciamo, a questa migrazione epocale, aiuta e funziona il sistema, perché allontana il vero tema che dovrebbe essere preso dalla sinistra, che è il tema di critica economica, di critica alla politica economica. Questo è un po'. Allora ho l'impressione che tutto sommato, anche se, e poi Salvini può essere funzionale anche per un altro motivo, perché se effettivamente dovesse continuare questo tramonto del neoliberismo come idea di civiltà, sottolineo, è una risorsa il populismo, ed è una risorsa anche l'autoritarismo, mi verrebbe da dire. E quindi riallaccio al teorema polano, Concludo dicendo che cosa però? Con una nota di ottimismo. Salvini dimostra che cosa? Salvini dimostra che dell'energia politica disponibile ci sarebbe. C'è energia politica. Però la sinistra dovrebbe evitare di schiacciarsi sul Papa, perché il Papa è bravo e suo, quindi non ha bisogno, diciamo, di megafoni esterni, e dovrebbe invece provare a declinare in modo sociale questo malcontento, quindi mettere al centro i temi del lavoro, i temi del capitalismo, del neoliberismo, quindi provare, diciamo, appunto a costruire le condizioni per una sfida egemonica. Grazie. Bene, molte grazie. Prego. Mi chiamo Vinicius. Un'altra domanda. Chi deve rispondere a quella che è stata chiamata una chiamata alle armi? È stata definita una chiamata alle armi. Lui mi fa la lotta. Qual è il ceto sociale che deve comprendere le ragioni del populismo, assumerle, farle proprie e diventare egemone? Nel senso che una volta c'è stato un signore che si chiama Carlo Marx, ha scritto delle cose, ha individuato un centro sociale che erano quelli che non avevano che perdere le proprie catene, questi si sono mobilitati, le lotte operaie, le otto ore, il socialismo reale, poi visto come si è andato a finire. Però c'era un soggetto sociale che si è fatto soggetto politico. Oggi chi è il soggetto sociale che deve farsi soggetto politico e dare questa risposta e assumere anche la posizione, mi parlo del capito, della necessità della contrapposizione con questo capitale, quella classe media depauperata, impoverita, e perché non si aggrega? Quel grafico lo trovo estremamente significativo, l'ultimo presentato dal professoressa Sorci, all'aumentare della diseguaglianza aumenta il disagio sociale. Il disagio sociale è disgregante probabilmente, per cui non c'è la possibilità in una situazione di disagio sociale di riaggregazione, di costruzione di un soggetto politico, è questo. E perché è andata in crisi la rappresentatività della rappresentanza? Sono sempre gli stessi motivi. Insomma, queste discussioni, estremamente, queste relazioni estremamente stimolanti, mi lasciano però aperte queste domande. Grazie. Molte grazie. E la domanda su che se la sera è già posta. Prego. Prendere anche lei il microfono. Gabriella Galletti, io rispondo a questo incontro molto perplessa. Non devi aspettarsi delle risposte, perché credo che sono troppo complesse e richiedono anche altri luoghi di formulazione. Però io penso che diciamo, in questo grande cambiamento che sta attraversando la nostra società, il nostro paese, ci sia un aspetto che è quello dell'individualismo. Io ho 70 anni e politicamente mi sono formata durante il 68, e in cui diciamo, questa spinta ad uscire dalle costruzioni dei partiti, il Partito Comunista, questi partiti era molto forte. Però io ne sono uscita, perché ho militato delle organizzazioni extraparlamentari. Però
da questo che cosa ha comportato? Ha comportato che diventa, diciamo, molto difficile fare anche oggi una scelta ideologica. Allora, io stessa, che sono per la difesa del lavoro, mi rendo conto che ogni scelta economica che faccio non risponde più a questo mio principio. Vale a dire, quando io compro su Amazon, sugli altri baradam che ci sono, le mie scelte sono, credo la maggioranza delle scelte di tutti noi siano oggi siano ancora più in contraddizione rispetto al passato. Cioè, tutti qui ci lamentiamo, non ci sono case per gli studenti. Bene, ma quanti proprietari di case che hanno dei figli danno le case a Airbnb? Allora, cioè per, credo questo, che fermare, diciamo, contrapporsi, ragionare sui populismi senza dire, scusate il termine, Salvini uno stronzo, perché tanto non cambia assolutamente nulla, significa che però stare, ragionare sui nostri comportamenti individuali e su quanto questi, diciamo, è un po' il male oscuro, alimentano poi una determinata percorso della società verso il lato anziché l'altro. Grazie. Molte grazie. Altre? Prego. Buonasera. Io sono Armando Perilacco, sono uno studente di relazioni internazionali di Rimbo, sono stato studente, professoressa, in triennale, bei tempi. Mi vorrei accodare all'intervento della signora, un intervento molto semplice, riportare quello che ha detto la signora in accademia, nella scelta di uno studente di università che si iscrive a un corso in relazioni internazionali. Ora, non è questo il punto qual è? Che nel momento in cui uno studente di relazioni internazionali si trova a studiare le istituzioni o la storia, ritrova all'interno di questi programmi, di queste letterature, qualcosa che chiedo a voi, ho l'opportunità di vedere un economista che quindi utilizza modelli econometrici e di un teorico politico, ho l'opportunità di vedervi seduti allo stesso tavolo, quindi sono molto curioso di sapere la vostra sul fatto che molto del mainstream che viene sempre di più insegnato nelle università riguardo ad esempio il concetto di istituzioni e il concetto quindi di ordine politico ad esempio, o il concetto di storia della globalizzazione ad esempio, o altre cose, molto spesso utilizzano modelli che sono econometrici. Questa cosa, perché mi accodo al discorso della signora? Perché è una persona che ha una sensibilità politica, che può trovarsi d'accordo, ad esempio, con il professor Preterossi, e beh, ha delle difficoltà a ritrovarsi, perché sembrerebbe esserci a volte, ma lo dico con la massima apertura, cioè vorrei capire come io sto in università, sembrerebbe esserci a volte una sorta di sordità di questo mainstream, di questo orientamento degli studi verso fenomeni che abbiamo trattato stasera e li avete trattati entrambi. Non solo, a volte, tipo, faccio un esempio per farmi capire, il populismo, ho l'impressione che nella trattazione della democrazia a livello mainstream, cioè non sto parlando dell'esistenza di orientamenti della scienza politica che riescono a, abbiamo nominato Ernesto Laclau, ovviamente ho difficoltà a trovare Ernesto Laclau e Chantal Mouffe o altri orientamenti nel mainstream, ovviamente, però ecco, non solo quello, io insomma non funziona così l'accademia, insomma c'è un confronto eccetera eccetera, però
spiegare la ratezza, eh? Un po' nel mentre me l'abbiamo messo. Però il discorso qual è che anche Marta Panza, che insomma molto spesso ultimamente è stata, vedo insomma il web e alcuni mesi, va bene, in ogni caso quello che mi piacerebbe sapere è come è possibile conciliare determinate posizioni del mainstream, che non, cioè, il problema non è, il problema è la loro sordità, perché certo il populismo viene compreso attraverso modelli econometrici che rendono molto difficile ad esempio la comprensione del populismo, perché capire il populismo attraverso una retorica che usa bisogno di fare un'analisi testuale attraverso strumenti tecnologici è quantificare, ad esempio, operazionalizzare in maniera quantitativa, ad esempio, quello che il populismo costruisce, e quindi diventa molto difficile, come dire, un pluralismo in università. Stessa cosa con la storia, molto spesso, ma poi parlo di studiosi anche molto validi, non voglio mettere in discussione nient'altro che questa forse mancanza di pluralismo in certe cose, e magari a volte succede che senti, non lo so, Robert Wade che parla di populismo in maniera molto, molto valida, molto, perché ci troveremo 30 anni di Donald Trump, si ricorda. Voglio dire, poi però il giorno dopo studiamo determinate cose che utilizzano dei modelli econometrici e molto spesso anche un po' sordi, ecco, la voglio mantenere questa espressione, anche un po' sordi. E tutto qua, grazie. Ma scusi, io non ho mai visto un modello econometrico che spieghi il populismo, però, perché lei questo ha detto, modelli econometrici... Modelli di quantitativi, di rational choice, sì. Ok, però modelli... Sì. Ah, no, guardi, io la correggo perché lei è stata anche uno studente, ha detto, allora, quello che dico sempre agli studenti, le parole sono come pietre, usiamole nel senso giusto. E con questo faremo, come diceva lui, un grande servizio all'informazione, alla diffusione. Ah, va bene. Posso dire una cosa a lui di risposta? Cioè, questa cosa dell'econometrico, ma l'econometrico della serie, l'econometrico non è cattivo. No, assolutamente no. È fondamentale. Ma, sì, provo a rispondere, se prego, forse alla fine. No, la cosa che mi accende un po' è il fatto che a volte è necessario operazionalizzare il populismo, ad esempio. Perché? Come fa un modello che chi lo insegna, gli studiosi vantano essere molto essenziale, e quindi minimalista, a volte si utilizza anche questo termine, il modello minimalista quantitativo per spiegare la democrazia. Ma la democrazia ha bisogno di tutto quello che abbiamo detto, e la democrazia molto spesso può trovarsi in crisi perché perde egemonia, ad esempio, cioè la storia va da una parte, il contingente è quello, ci troviamo qui a dire queste cose, tutte giuste, però poi sto parlando di quello che sembra il mainstream delle cose. Magari lei mi può rispondere, ma guarda che lei se l'è sognato che il mainstream, cioè, posso fare un esempio? Te l'ho appena dato, ho citato un attimo, e in Galate, il Panoris. Trump, Brexit and the rise of populism sono una serie di, diciamo, Faculty Research Working in Paper Series, Harvard University, 2016. È un paper che è un sacco di tabelle, intriso di ideologia. L'idea fondamentale è che il populismo di oggi si spiega come la lotta degli identitari retrogradi contro i cosmopoliti avanzati. Tutto spiegato però con una ricerca svolta negli anni 90 relativa all'Austria. Allora, io mi occupo di filosofia, me la tengo stretta, però un po', insomma, a Nato non mi torna, perché uno analizza il populismo di oggi, cioè, però è grande,
con delle ricerche riguardo un buchetto dell'Europa in Africa, che dice ma lì erano ricchi, quindi ci sono pulsioni identitarie tradizionaliste, a parte il fatto che pure in Austria si può sostenere che allora già certi effetti della svolta neoliberista ci fossero e quindi magari qualche problemino economico-sociale in certi territori ci fosse, ma non entro su questo, è un'ipotesi di lavoro, bisogna indagarla, ma comunque non funziona utilizzare un modello valido forse per un contesto storico e territoriale ben diverso per l'oggi, e no, un po' troppo confuso. E cioè che ha fatto vedere come se abbiamo bisogno di una frontiera politica e i soggetti politici sono sempre una costruzione. E anche una costruzione che ha bisogno di un rapporto tra alto e basso, di una leadership, di un'organizzazione, di simbolizzazione, di raccolta le domande. E quello che penso io ora è che effettivamente, quindi per raccogliere, siccome rendere per sé il proletariato, il movimento operaio nell'Ottocento o nella prima parte del Novecento era, non è che era facile, tant'è che mi pare che sia successo delle cosine, sono andati incontro a loro. Gramsci scrive i quaderni nella sconfitta, ragiona sulla sconfitta, su una grande vittoria in Russia e una sconfitta in Italia e a Roma. Quindi non è vero che poi, comunque certamente gli operai, diciamo c'era una realtà sociale forse più un po' più omogenea, molto conflittuale, estremamente conflittuale, anzi era una guerra civile, però con blocchi potenziali. Oggi questi blocchi sono più articolati, frantumati, ma le domande sociali ci sono sempre, quindi è possibile provare a mettere insieme. Non è vero? E sono sempre più domande sociali di chi si sente in ogni caso escluso. Quindi Formenti, Carlo Formenti l'ha detto, l'ha scritto in maniera dura, netta, ma in fondo sempre. La logica oggi è basso verso alto, popolo contro elite, è una logica, è un linguaggio chiaramente, ma serve a ricreare una frontiera antagonistica, come territori contro flussi, periferie contro centri. Tutto questo non è la classe sociale, non è il soggetto, ma guardate, sta per la parte, c'è un elemento mistico in questo, non è, ribadisco, è sempre stata una costruzione, quindi noi possiamo accettare la sfida di costruire una cosa anche nell'epoca dell'individualizzazione, perché poi l'obiezione della sia, che io capisco, però ci passiamo in un'epoca individualista e noi facendo il 68 abbiamo contribuito all'individualismo, possiamo diventare individualisti pure noi. A parte il fatto che uno può fare la lotta da AGP e anche ci sono state anche norme, sono state approvate in alcune città, questo è successo a Parigi, a Barcellona, in varie realtà, per limitare fortemente, e penso sia giusto. Quindi si possono fare le cose, si possono fare scioperi ad Amazon, lotte, eccetera, si può, io non contro Amazon, se non proprio in casi estremissimi, per una questione di principio, quindi mi piace essere contro, cioè non voglio essere una metà, io voglio le cose incarnate, voglio andare alla Feltrinelli, voglio incazzarmi con la Feltrinelli perché pure loro non mettono i libri quanto ci vorrebbe e li tengono troppo poco, cioè è un fatto mio, non so che trovo in questo, ma comunque si può scegliere di non essere preda se il tema è il neoliberalismo in noi, cioè come dicono quelli lì, le soggettivazioni, cioè le mentalità, via. Certo, mi rendo conto, però siamo ora in una fase di crisi. Se tanta gente non ci si ritrova più, non è detto che siamo destinati. Questa idea che siamo destinati in eterno a essere neoliberali. Silvia hanno ragione loro. Però non funziona. Ma non credo, perché mi pare che non funziona. Non funziona. Allora, siamo destinati in eterno a essere liberali, porta al calamastro. Cioè nel senso, se è così, se fosse vero che quella è un'antropologia non trascendibile, io non credo affatto, assolutamente, e comunque mi pare che oggi siamo finiti in crisi il modello, mi pare che qualche problemino ci sia, vedo dei nervosismi e un inventarsi di tutto, ma comunque se fosse così, guardate che l'esito non sarà irenico, non sarà irenico. Perché non fa ordine, non neutralizza la violenza, non neutralizza le funzioni identitarie più estreme che sono alimentate da questa iperindividualizzazione, non risponde alla domanda di senso.
insomma, non dà una risposta di legittimazione. Viviamo ovviamente i posti tradizionali, che con la mentalità neoliberale si possano tenere insieme degli ordinamenti post-tradizionali, tradizionali che è già una cosa secolarizzata, cioè senza poter ricorrere al collante della religione, immediatamente spendibile politicamente, guardate che è una bella illusione, cioè è molto più onerosa del comunismo. E il comunismo c'aveva la potenza di liberazione, questi ti dicono devi servire un culto in cui sei parte di un ingranaggio in cui al limite puoi un po' godere, e poi comunque c'è un problema che devono dare roba, perché il capitalismo è totalmente benessere, se continui a dire sei in colpa, sei indebitato, devi patire la vedutura. Si potrebbe giocare su questo, usiamo questa come zeppa, cioè ancora la promessa del capitalismo è fallimentare, siamo contraddici, o non sta quello che dà, non avremo un'altra cosa, o comunque parzialmente un'altra cosa. C'è lo spazio, non è vero. Proprio perché ci sono delle fratture interne. Uno si deve mettere dentro quelle fratture e deve risistematizzare, evitando il cortocircuito fra questione sociale e questione identitaria, perché non mi sfugge che il modo più facile per rispondere a una questione sociale è dire pigliatela per quello, che è in qualche forma di diverso. Lasciamo perdere il problema concreto dell'immigrazione, che è una questione da gestire e che ha le sue problematicità, soprattutto se uno li lascia totalmente non gestiti sui territori, dicendo che su certi quartieri, pensando che tanto è un problema di chi vive in quei quartieri, cosa aberrante. È ovvio che poi ci sono certi esseri inaccettabili, certe funzioni, ma io sto dicendo proprio un'altra cosa, sto dicendo che al di là della questione delle politiche dell'immigrazione, che non ci sono state, c'è anche un problema più grave, cioè che c'è l'idea di capitalizzare la paura in funzione di spostamento, è uno spostamento simbolico, cioè tu metti al posto del neoliberismo, se lo dobbiamo chiamare così, con la cosa è un po' più complicata, ma comunque per capirsi, diciamo, degli assetti di potere economico-politico che si determinano, e che sono difficili da dire, no? Qualcuno dice neoliberismo, la gente dice boh che è, mentre se ti dici l'immigrato gli si rappresenta, diciamo così. Però non è che era un problema pure di Mazzi, pure di... cioè non è che loro hanno avuto problemi minori quando hanno fatto quella. Cioè, è stato un lavoro immane quello di creare un fronte intorno a un significante nuovo, che fosse più aderente alla realtà sociale effettiva e anche più promettente di emancipazione, che poteva più andare in perverso, diciamo. Per cui insomma non spazio c'è, non c'è, semplicemente bisogna radicalmente accettare di mettere in discussione le idee ricevute e i propri presupposti, questo è tutto. E anche dire delle verità, perché poi ci sarebbe tutto il tema, cioè se continuiamo a pensare che il comunismo è stato sostituito dall'Europa e da questa Europa, francamente, dubito che le persone ci vengano a dire.